dell'Assemblea legislativa. Ci sono interventi per ordine dei lavori, la conferenza dei capigruppo non ha trovato un modo di procedere comune. La parola alla Presidente Meini. Sì, grazie Presidente. Chiediamo l'inversione degli ordini dei lavori e poter discutere la relazione finale della Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e la criminalità organizzata prima della comunicazione del rigassificatore di Piombino. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, io metterei in votazione la proposta. Prego, Presidente Stella. Grazie, Presidente. Io, dopo una lunga discussione in conferenza di programmazione, la richiesta della consigliera Meini, naturalmente fatta a nome di tutti, credo che abbia un senso logico e cerco di spiegarmi. Noi ormai da mesi abbiamo chiuso, grazie anche ai lavori del Presidente e della Vicepresidente e di tutti i commissari, la Commissione d'inchiesta sul CEU. Credo che non sia più rimandabile la discussione per rispetto nei confronti dei tanti cittadini che seguono questa vicenda, come penso che anche la questione del rigassificatore debba essere affrontata oggi, non essendo rinviabile quella discussione, avendo, come tutti sappiamo, il Consiglio Comunale aperto, dove parteciperà il Presidente Gianni, commissario fatto dal Governo, venerdì 1 luglio. Allora, io penso che sia onesto e corretto fra di noi chiudere entrambe le questioni oggi. Credo che non siano rimandabili né l'una né l'altra. Il senso dell'inversione era, avendo tempi liberi sulla discussione del CEO, avendo il contingentamento invece sull'altra discussione, forse era più opportuno, avendo una dimensione del tempo, fare la discussione sul CEO. Naturalmente non è che ci arrampichiamo sull'inversione dell'ordine del giorno. Chiediamo però rispetto nei confronti di tutti, primo nei confronti della Commissione, potendo rimanere in aula anche oltre le ore 19, qualora ne fosse necessario per discutere entrambi gli argomenti. È evidente che se una delle discussioni si prolunga significa precludere la discussione sull'altra e significa rimandare l'altra, io credo, a settembre, perché coi tempi che abbiamo fra variazioni di bilancio e tutto il resto credo che potrebbe succedere questo e penso che non sia né giusto né corretto. Allora, se qualcuno non vorrà votare l'inversione, chiedo perlomeno la disponibilità dei commissari e dei consiglieri di rimanere in aula anche oltre le ore 19, anche se fosse opportuno, contingentando il tempo, anche io mi rendo disponibile a ridurre il mio tempo, essendo un gruppo monocellulare, insomma, posso prendere anche solo 5 minuti sulla discussione sul CEU, però credo che sia corretto chiuderle entrambe oggi. Credo che sarebbe anche un bel segnale nei confronti dei tanti cittadini che ci seguono su quella vicenda e credo anche sarebbe un bellissimo segnale nei confronti della vicenda del rigassificatore di Piombino, che è guardata con molta attenzione dai cittadini, dalle istituzioni e anche dal Governo nazionale. Allora, provo a semplificare. Ci sono due proposte. Una prima proposta della Presidente Meini che chiede l'inversione dell'ordine dei lavori. Una seconda proposta del Presidente Stella che invece chiede di eliminare il fine lavori previsto per le ore 19 e continuare fino al termine di entrambe le comunicazioni con la decisione di un contingentamento sui tempi da definire anche relativamente alla discussione della Commissione. Queste sono due proposte alternative, diciamo, attorno a cui noi dobbiamo prendere una decisione, se metterle singolarmente in votazione, se c'è la disponibilità della maggioranza ad accogliere una delle due proposte, diciamo, avanzate e intorno a quella poi si decide come procedere. Non so se il Presidente Ceccarelli, prego. Allora, noi siamo per il rispetto dell'ordine del giorno, dopodiché possiamo parlare, come dire, di contingentamenti dei tempi, ovviamente non per farli tutti e due, ma teniamo conto che ci sono degli impegni che le persone, cioè io per esempio, avendo un gruppo sufficientemente numeroso, non ho parlato con nessuno di loro. Però mi veniva per esempio segnalato che alle 23:48 a Viareggio ci sono per esempio le cerimonie per quanto riguarda
la vicenda del treno, non so chi ha, quindi se probabilmente decidiamo di contingentare i tempi invece di smettere alle 19, smettere alle 20, alle 20 e 3, questo secondo me potremmo anche farlo. Se si tratta invece di andare troppo oltre, probabilmente io devo verificare che problemi ci sono, ma uno ve l'ho già detto e credo che chi vuole andare a Viareggio da qui debba partire perlomeno alle 21, 21 e 30. Allora, mi par di capire che la maggioranza accetterebbe la proposta del collega Stella, tenuto conto di quello che ha detto il presidente, al presidente Ceccarelli. Io intanto che iniziamo la discussione, no, poi lascio la parola alla collega Galletti, io inizio a ragionare anche sul contingentamento dei tempi, vi faccio una proposta anche sull'altro contingentamento dei tempi, perché nella capigruppo questo non era venuto fuori, diciamo, è venuto fuori in aula ora, e quindi diciamo prendo atto di questa discussione e provo a capire. Prego, presidente Galletti. Grazie Presidente. Innanzitutto premetto che entrambe le questioni, il rigassificatore di Piombino e le relazioni, la presentazione delle due relazioni, che come giustamente è stato detto, da tempo doveva essere discussa, hanno entrambe grandissima importanza per territori diversi, per situazioni diverse, ma entrambe ce l'hanno. Quindi l'ordine delle considerazioni che vorrei fare in questo momento è diverso e di natura veramente di buonsenso e più di logica. Il problema del rigassificatore è adesso, ci sarà un consiglio straordinario tra poco, abbiamo qui davanti il Presidente, c'è un'argomentazione che abbiamo detto di fare con un contingentamento, sì d'accordo, ma con molti atti da discutere. La volta scorsa, io lo rammento a tutti perché fu oggetto di dibattito, avevamo detto di rimandare con dispiacere la relazione CEU perché volevamo dargli quella dignità e non contingentamento, come avevamo detto nell'ultima capigruppo, per il rispetto di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo e per dargli la visibilità e lo spazio necessario. Se in questo momento, io comprendo anche il fatto che stasera c'è un evento molto particolare, sto cercando di raccogliere le sollecitazioni di tutti che sono anche le nostre, stasera c'è un evento molto particolare a cui molti di noi vorrebbero partecipare e rispetto anche gli impegni che altri possono avere per ragioni altrettanto importanti. Allora, stante il fatto che la relazione su CEU è quella e allo stato attuale non ci sono modifiche, non vedo problemi nello spostarlo di due settimane se non quelli che sono i medesimi dell'averlo già spostato di due mesi, mentre vedo grossi problemi per lo spostamento del rigassificatore perché la discussione è ora, in questi minuti, in queste ore, in questi giorni. Per queste ragioni io, pur riconoscendo le ragioni del Presidente Stella, della Presidente Meini, che rispetto e che condivido, io faccio una valutazione veramente mettendo sulla bilancia tutte le considerazioni che qui sono state esposte e hanno pari valore, e dico che per noi la questione del rigassificatore in questo momento, estante la situazione, ha diciamo un carattere di immediatezza, perché se poi si arrivasse al contingentamento oppure per qualche impegno magari stasera dovesse mancare il numero legale e ci troviamo alla situazione di rimandare di nuovo la relazione sul CEU, e danno la beffa a questo punto. Quindi io chiedo un momento di ragionevolezza, con la consapevolezza che anche a noi siamo molto contrariati di tutti questi rimandi, perché con rispetto abbiamo accettato tutti i posticipi. A questo punto se ne accetterà però, Presidente, l'ultimo, a costo di fare un consiglio straordinario la prossima settimana. Però chiedo veramente che abbia la dignità che merita, e adesso il rigassificatore, per l'importanza che ha e le scadenze temporali. Grazie. Grazie. Allora, mi pare di capire che siamo, come eravamo nella capigruppo, lontani, siamo lontani anche ora, perché ognuno pone la sua posizione. E non mi pare ci sia un punto di sintesi ancora, e se non c'è un punto di sintesi io non posso fare nient'altro che votare le proposte di inversione dell'ordine del giorno e la seconda proposta del collega Stella di prolungare, di togliere il vincolo temporale delle ore 19. Sono due atti che il Consiglio deve votare. Non mi pare ci sia punto di accordo. Questa è una valutazione. Quindi io parto e metto e faccio la prima votazione. Chiedo per favore di... La proposta del Presidente Stella ha però bisogno, cioè, di essere precisata, perché per esempio noi siamo disponibili, però io ho detto che per esempio potremmo arrivare alle 8.30, quindi questo significa che dobbiamo
ragionare di come contingentiamo i tempi per l'uno e per l'altro. Soprattutto vedere quando finisce il classificatore, se finisce alle 7. Vabbè, però i tempi erano contingentati. Potremmo, come dire, anche ridurre quei tempi, perché noi so che abbiamo una proposta, abbiamo un'ora, noi ci potremmo anche aggiustare se in proporzione percentuale la proposta. Bene. Ce la diminuiamo tutti. Allora, sentite, io vi faccio questa proposta per tener conto di quello che dice il Presidente Stella, di quello che ha detto il Presidente Ceccarelli. Capisco che la Presidente Galletti preferirebbe invece dare, come dire, più spazio, come avevamo deciso. La mia proposta è di ridurre il tempo della comunicazione Piombino così. Partito Democratico 40 minuti, Lega 20, Fratelli d'Italia 15, tutto il resto 7 minuti. Questo vuol dire 2 ore sostanzialmente, sono 2 ore. Su tutto, sia sul ricassificatore che sull'altro questo tempo, perché sono 2 ore e 2 ore, se no non ci si fa. Se vogliamo farli insieme e finire alle 8:30, cioè a me il compito di tenere insieme la proposta del Presidente Stella e quello che ha detto il Presidente Ceccarelli. Siccome sono le 4, abbiamo 4... Benissimo. Benissimo, allora mi pare chiaro, mettiamo in votazione la proposta della collega Meini che chiede un'inversione dell'ordine dei lavori. Chiedo di allargare la telecamera per favore per vedere i voti. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Collega Melio. Contrario. Collega Fantozzi. Collega Landi, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno è stata respinta. Mettiamo in votazione la richiesta del collega Stella di... Prego. Presidente, avendo capito che non c'è la disponibilità, ritiro la richiesta e quindi si va avanti con la formulazione dell'ordine del giorno così come previsto. Ringrazio il Presidente Stella. La parola al Presidente Giani in merito alla comunicazione, all'ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino e la nomina del Presidente della Giunta a commissario per il rigassificatore e l'altra la situazione relativa all'infrastrutturazione, alle bonifiche, alla reindustrializzazione dell'area siderurgica. Prego, Presidente. Va bene, l'argomento di oggi è naturalmente l'argomento che si connette a quello che, per cortesia, io se non sento silenzio mi devo concentrare. Scusate, prego Presidente. Che si connette a quello che è una scelta strategica, storica, fondamentale per gli interessi nazionali del Paese, e che naturalmente deve essere letta dal punto di vista della Regione Toscana, degli enti territoriali, in armonia con quello che è il disposto dell'articolo 5 della Costituzione, che ci dice che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. E quindi noi abbiamo una Repubblica di cui tutti facciamo parte, ci riconosciamo nel tricolore e nell'identità di un paese che sta vivendo una situazione indirettamente molto condizionata dalla guerra con cui l'aggressore russo sta brutalmente attaccando l'identità e la comunità civile in Ucraina, con sanzioni che l'Occidente ha posto molto forti e sanzioni che ci portano a vedere come la nostra dipendenza dal gas verso la Russia deve trovare forme di maggiore autosufficienza. Noi oggi abbiamo 29 milioni di metri cubi di gas che ci arrivano dal gasdotto che arriva dalla Russia. Abbiamo già un sistema di autosufficienza che è dato da 3 piattaforme offshore. Di queste 3 piattaforme offshore, una in Toscana,
è in Toscana ormai da qualche anno, ci insegna come funziona il sistema della rigassificazione, in questo caso di navi che si affiancano portando il gas liquido da tutto il mondo, Stati Uniti, paesi arabi, e portano 4 miliardi, è già un contributo importante quello che la Toscana sta dando con la piattaforma offshore collocata a 12 chilometri al largo di Livorno. Ma è evidente che bisogna fare un salto di qualità, perché 29 miliardi sono tanti e l'obiettivo dello Stato e del Governo è stato quello, per ridurre, di fare una serie di accordi che porteranno nuovi gasdotti, magari dall'Algeria, dai paesi kazaki. Pensate se la logica del partito del no avesse prevalso nel caso del TAP, in che condizioni disastrose saremmo oggi. E lo dico alla logica del no, 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 no. Se avessimo dato retta al no della TAP, pensate in che situazioni saremmo oggi. Ma il nostro paese si trova ad avere la necessità di fare azioni che non attendono la realizzazione di nuovi gasdotti, che ci vorrà 2 anni, 2 anni e mezzo, 3. Occorre intervenire presto. Ecco il decreto legge numero 50 del 17 maggio. Il decreto legge 50 del 17 maggio porta, avendo titolo misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazioni degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, si presuppone con l'acquisto di 2 navi di rigassificazione, e queste 2 navi di rigassificazione, dopo un'attenta analisi fatta a livello di Ministero per la Transizione Ecologica, e quindi con la responsabilità del Ministro Cingolani, seguito direttamente dalla cabina di regia del Presidente Draghi, della Presidenza del Consiglio, ha identificato, quindi quando si parla la volontà di Gianni, la volontà di Bonaccini, la volontà di nessuno, una scelta fatta dal Governo che in sua assoluta autonomia ha fatto tutte le valutazioni del caso, ecco che le valutazioni hanno portato a vedere i 2 siti idonei per partire sostanzialmente fra un anno. Per Piombino si parla appunto di una possibilità, se tutto procede da un punto di vista del montaggio della nave di rigassificazione da parte di Snam, dall'aprile del 2023, per poter arrivare appunto a quello che può portare un contributo di abbattimento di 5 miliardi di metri cubi. Dai 29 solo Piombino può consentire un abbattimento di 5 miliardi. L'altro a Ravenna sarebbe una situazione simile. Di fronte agli interessi generali del Paese, io sinceramente, come non ho fatto nulla per portare diciamo la scelta di Piombino, però non mi sottraggo, perché vi è la consapevolezza della drammaticità della situazione. Dice Piombino è il luogo più idoneo, è scritto nel decreto, secondo le analisi che ha fatto Snam, sostanzialmente riconducibili a 3 battute, ma c'è tanto di relazioni nei confronti del governo. Piombino ha queste caratteristiche: innanzitutto ha un molo che è di 300 metri e la nave che si propone, di cui vi faccio vedere l'immagine, è una nave di 292 questa nave rossa qua è una nave che vedete qui di 292,5 metri di lunghezza, è una nave di 42 metri di larghezza e di poco più di esattamente di 44 metri di altezza. Per intendersi, sembra calibrarsi nelle misure puntuali del nuovo molo di Piombino. Un molo realizzato dalla Regione Toscana, 150 milioni di euro nella precedente legislatura, anzi i lavori sono in corso perché ancora deve essere completato, un molo realizzato con 150 milioni di euro che, vi ricordate che c'era, il Presidente Rossi visse in qualche modo come sfida per poter nell'ampliamento della parte del molo di Piombino
arrivare sostanzialmente a consentire da un lato al mantenimento inalterato, è questa la cartina, e qui passano le banchine dell'Isola d'Elba. Su questa parte, su questo molo nuovo che voi vedete, noi abbiamo la disponibilità che era con questo molo di 300, questa banchina di 300 metri per poter smontare le navi. Voleva essere il luogo dove la Costa Concordia poteva essere smontata, avviando così un processo che desse a Piombino la vocazione del porto di smontaggio delle navi, con una funzione cantieristica che ben si adattava, perché voi capite, c'era una logica oggettiva, lo smontaggio portava materia prima alla siderurgia, che è accanto, l'impianto ex Ital Sider, ex Lucchini, oggi GSV degli indiani, e quindi in qualche modo si diceva il ferro che viene ad essere oggetto dello smontaggio va subito negli altiforni per una sua riutilizzazione. In realtà il processo salta del tutto, perché da un lato la nave Costa Concordia fu smontata in Liguria e dall'altro la situazione della siderurgia negli anni, noi l'abbiamo trovata 20 mesi fa, oggettivamente a uno stato di degrado, nel senso che GSV ogni tanto manda qualche nave con qualche billetto per la riutilizzazione, vi è il treno rotaia, ma allo stato attuale per queste funzioni lavorano 200-300 persone. Pensate che noi abbiamo 1600 persone che vivono ormai la cassa integrazione da 8 anni e viviamo con una situazione che quel polo siderurgico, che aveva delle condizioni che hanno portato ai tempi dell'Ital Sider a 7900 dipendenti, oggi, ripeto, lavorare materialmente sono in 200-300. Quello che è accaduto con accordi di programma che si sono susseguiti dal 2014, tempi in cui noi non eravamo nemmeno, sono stati firmati dai governi, dalle amministrazioni locali, ma poi non hanno portato a nessuna concretezza, e sostanzialmente il polo siderurgico oggi vive una situazione di sostanziale stasi. È in corso in questo momento una serie di trattative per poterne rigenerare la funzione, essendo una zona logistica complessa, è possibile un affidamento diretto, è un'operazione che gestisce esclusivamente per competenza il Ministero, per poter attivare da parte di Italferr la fusione nei treni rotaie con i laminatoi per una fornitura importante di rotaie, ma siamo alle trattative. La situazione è quella che a Piombino si sono susseguiti da anni accordi, controaccordi, protocolli d'intesa, ma poi di fatto si è fatto poco o nulla. In questa situazione è evidente che cosa succede? Che la SNAM fa un'analisi e ci dice le caratteristiche della nave, 292 metri, il molo di 300 metri, la posizione per collocarla è perfetta, il collegamento alla rete nazionale del gas è a 8 km e mezzo, per intendersi, sull'Aurelia, quindi una connessione di gasdotto di solo 8 km e mezzo. Una situazione di porto che in qualche modo è intercluso perché non contagia le attività che ci possono essere all'esterno del porto, significativamente nel Golfo di Follonica. Quando si è parlato di piattaforma offshore io gli ho detto non mettetevelo nemmeno in testa, perché oggettivamente lì sì può creare dei danni ambientali nel momento in cui ci sono queste attività, quindi ad oggi dopo una prima fase in cui si era detto la nave, poi la piattaforma offshore, quello di cui si parla è il posizionamento della nave di gasificazione attraccata alla banchina, al quale si può affiancare le navi che portano il gas, ripeto, 5 miliardi di metri cubi. In questa situazione che cosa accade? Qual è l'ordine della questione? L'ordine della questione è che il governo ha deciso, sulla base delle valutazioni oggettive, di non trovare altre condizioni così favorevoli. Dall'altra parte Piombino comprensibilmente
protesta, perché è da anni in cui ha visto decadere la funzione siderurgica. Finché c'era Italsider erano partecipazioni statali, poi il passaggio ai privati, prima alla Lucchini, poi dalla Lucchini ai russi, non ricordo il nome, poi altri passaggi fino agli ultimi due infausti, gli algerini e poi gli indiani, e in realtà oggi si trova nel quadro che ho descritto. Vi è la possibilità di ricostruire con gli attuali proprietari il rapporto che consenta operazioni rilancio? Secondo loro sì. La proposta di piano industriale prevede l'occupazione di almeno 1.200 degli attuali 1.600 operai in cassa integrazione, di realizzazione di un forno elettrico per poter svolgere quella funzione, soprattutto sulle rotaie, che è una qualità da sempre di Piombino. E poi naturalmente tutte le cose promesse ma mai mantenute di bonifiche, perché l'attività siderurgica accanto al porto c'è da decenni. E contemporaneamente vi è poi tutta la situazione di una prospettiva che anche noi abbiamo indicato, quella cioè di pensare al fatto che quel promontorio che ha 900 ettari, ma che con il forno elettrico e le caratteristiche di pensare ai treni rotaie e a poco più di 900 ettari, con 200 ettari tu hai più che sufficienza, ci sono gli altri 700 ettari che, tolti i ferri vecchi degli impianti dell'altiforno e di quello che significava, possono essere utilizzati per impianti di produzione di energia rinnovabile, e quindi il pannelli fotovoltaici e quindi eolico, e quindi soprattutto un'idea che talvolta abbiamo accarezzato con la possibilità e la necessità che qualcuno progettasse, perché comunque progetti non ce ne sono, della produzione di idrogeno verde. Allora io nel momento in cui si è creata questa situazione, cosa ho detto? In Emilia viene nominato Bonaccini per il rigassificatore di Ravenna, perché si è individuato nella regione il livello intermedio in cui svolge una funzione, quella commissariale, che è una funzione di garanzia, a mio giudizio. In Toscana io accetto, ma accetto con la consapevolezza che non voglio svolgere un ruolo di commissario per fare alla svelta nel realizzare il gassificatore che si connette alla rete del gas nazionale, ma che è quella di garanzia verso i cittadini. E quindi io ho accettato, l'ho detto al ministro Cingolani, l'ho detto al sottosegretario Garofali, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che come sapete è forse la persona che per tutte le operazioni che riguardano direttamente Draghi è la figura più stretta, a condizione che se il rigassificatore, che non è una struttura fissa, sarà due anni, se il rigassificatore ha un senso, lo ha perché i processi che sono stati individuati da tutti necessari per la qualificazione di quell'area e della vocazione produttiva di Piombino possano essere finalmente innestati, si innestano. Allora io da un lato il compito del commissario, che è un compito di autorizzazione per tutte le procedure necessarie a mettere in campo il collegamento e la connessione della nave di rigassificazione con la rete, nella misura in cui si accetta da parte del governo un memorandum che io ho individuato per ora in 10 punti, ma questa è una nostra prima discussione, mi piacerebbe che fosse arricchito dalle richieste del territorio, dalle individuazioni di priorità del Consiglio regionale per lavorare sui due piani. Se io entro 120 giorni devo arrivare alla firma, io ve lo dico sinceramente, 120 giorni o quanto ce ne saranno necessari, perché io firmo quando vedo che ci sono le condizioni. Stamattina i giornali, tra parentesi, io vi mando la relazione scritta e di nuovo e sui giornali, consentitemi, non è dignitoso per questo Consiglio regionale,
Non è dignitoso che l'anonimo passa a quello, a quell'altro giornale, la relazione che deve avere il contenuto per la centralità e la ricchezza di questo Consiglio di essere per la prima volta proposta a questo Consiglio. Siccome tutte le volte io avevo mandato una relazione scritta, tutte le volte puntualmente la mattina era sui giornali, vi dico, non è interesse mio, è interesse di tutti essere dignitosi. Ma siccome ho letto stamattina già i giornali che interpretavano la relazione dicendo ah guarda l'autorizzazione del Presidente non ha la via, allora l'ho preciso, io sono commissario, non esiste nessuna indicazione che mi limiti rispetto alle cose che devo precisare. Non c'è la via nella legge sui commissari, io voglio la doppia via, nel senso che voglio che sul piano ambientale, a garanzia dei cittadini, tutto debba essere assolutamente senza ombra di dubbi, senza problemi né di sicurezza e né da un punto di vista ambientale lesivo delle caratteristiche di armonia ambientali nella città di Piombino. Quindi sarà proprio la mia figura che garantirà un rigore rispetto a tutto questo. È evidente che vengono a considerarsi il progetto di SNAM, che probabilmente lo presenterà nelle prossime ore, perché SNAM chiaramente ci lavorava già, ma quel progetto dovrà acquisire 30 pareri e noi esamineremo i 30 pareri. Quello che sono i 30 pareri io ve li consegnerò tutti, perché io in quel ruolo di commissario sono uno di voi, vorrei che fosse il Consiglio regionale il vero fulcro di questo rapporto che si viene a creare fra quello che sono le esigenze nazionali e quello che sono le giuste garanzie al piano locale. La scheda di SNAM mi dice che loro dovranno mandare per l'istanza richiesta a parere del MITE, Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali, ovvero la quinta divisione. Il secondo del MIC, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, quinto servizio studio ambientale del Ministero. Del sempre MITE, però nella Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza. Del MITE, la Direzione Generale del Risanamento Ambientale. Nel MIMS, Direzione Generale Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, Trasporto Marittimo e Vie d'Acqua Interne. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'Istituto Superiore di Sanità, il MIT nel Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la Direzione Generale Toscana dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del MISE sulle attività territoriali, 16ª Divisione, il parere della Regione Toscana, il parere della Provincia di Livorno, il parere del Comune di Livorno, il parere dell'ARPAT toscano, fondamentale, il parere dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, il parere dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, la capitaneria di porto di Livorno, Circomare di Piombino, il Maristat, il Comando Militare dell'Esercito, l'Aeronautica Militare, Comando Prima Regione Aerea, l'Ufficio delle Dogane di Livorno, l'Agenzia delle Dogane e poi l'ENAC, l'ASA, le OASI WWF, Enel Distribuzione, Terna, Telecom Italia. Questi sono i 30 pareri necessari all'attivazione della procedura. Quindi parte una procedura ancora senza avere il progetto. Queste sono le schede che nel primo colloquio, quello con cui ho voluto partecipare insieme al sindaco di Piombino, ai sindaci della Val di Cornia, abbiamo avuto in sala Pegaso. Io sarò disponibile nei prossimi colloqui, magari posso dire al consigliere regionale, ma se Antonio si individua anche un pool del Consiglio regionale, Presidente di Commissione competente, io portavoce dell'opposizione, consiglieri che si ritiene, sono disponibile. Quindi è la partenza di un iter che, ripeto, coinvolgerà 30 soggetti che attraverso la discrezionalità del commissario, che sarà una discrezionalità di assoluto rigore nel chiedere le condizioni, può portare al progetto a una valutazione, a una considerazione, perché non ci deve essere il minimo rischio in termini di sicurezza, di armonia con l'ambiente per la popolazione.
È evidente che accanto a questo io lavoro per il memorandum, che voglio a un certo punto, quando c'è anche una concertazione fra di noi, portare direttamente al Presidente Draghi. Io finora il memorandum lo vedo come un decalogo, ovvero come un elenco di punti, che vi dico solo per punti, che possono consentire di porre su basi serie per Piombino ciò che finora non è stato fatto. Innanzitutto il completamento del porto. Noi l'abbiamo fatto, vi ripeto, quello è un porto che non ha fatto né la città di Piombino né lo Stato, l'ha fatto la Regione per quella sfida che nella precedente legislatura noi abbiamo vissuto. Quello è un porto in quella banchina che è costato 150 milioni alla Regione per la scelta che il nostro ente ha fatto di garantire uno sviluppo a Piombino che non fosse quello solo delle banchine per andare all'Isola d'Elba. E questa visione strategica indubbiamente può in questi giorni accendere l'attenzione anche su operatori portuali sul fatto, tanto questa nave ci deve da 2 anni, poi il porto quando è realizzato cioè per l'eternità, di dare anche un po' quella vocazione che in questi comunque 3 o 4 anni da quando è completato quel molo quel porto non ha avuto. Se ci andate ora è vuoto. In questa situazione io ho messo quindi completamente il porto di Piombino, perché c'è ancora una banchina trasversale da realizzare, inutile vi faccio vedere con la cartina, si può vedere in corsie tecniche. Secondo punto, bonifica della falda. A Piombino più i secoli di siderurgia è stato accertato aver provocato sul piano della falda una situazione che richiede una bonifica consistente. Per intendersi, quindi bonifica della falda, bonifica delle aree di demanio marittimo, sono aree sulle quali si sono creati cumuli, si sono create situazioni in cui le bonifiche, per intendersi, la partita delle bonifiche su cui la nostra parte ve la portai in variazione di bilancio 10 milioni, ma secondo gli accordi di programma deve prevedere subito 50 milioni dallo Stato, ma complessivamente la nostra direzione ambiente ha stimato superare i 200 milioni. Quindi fra queste cifre, 50 più 10 della Regione e 200 milioni, quelle stimabili, insomma, signori, se non è questa l'occasione per raccogliere risorse, l'abbiamo visto in questi anni, nemmeno un euro. Terzo punto, le fonti rinnovabili, nel senso che vi ho detto, ovvero paleoliche e fotovoltaici in aree che possono essere liberate dai ferri vecchi che ci sono di produzioni legate all'altoforno che non ci saranno più. Quinto punto, la Hydrogen Valley, ovvero la capacità di produrre l'idrogeno. Questo è un progetto, è stato messo in quel ordine del giorno che noi votammo, preparato, mi ricordo, da Anselmi. Però progettazione su questo non c'è, quindi è anche il momento in cui diciamo questa è un'idea brillante, importante, perché l'idrogeno valley collegato alle altre fonti rinnovabili e a un rilancio del polo siderurgico è importante, però bisogna decidere chi lo progetta e quindi col governo ci si deve mettere d'accordo. Io sono pronto anche a portarlo come cantiere mirato, come hanno fatto altre regioni dei progetti bandiera della ministra Gelmini. Noi non l'abbiamo fatto e noi come progetto bandiera abbiamo messo la lotta e il contrasto all'erosione semplicemente perché progetti concreti non c'erano, c'era solo l'idea progettuale. Sesto punto, il primo lotto della 398. Sì, è aggiudicata all'ANAS, ma quante cose sono aggiudicate all'ANAS e passano gli anni? In questo caso io voglio date vere dal governo rispetto alla convocazione del direttore dell'ANAS che ci dice quando partono i lavori e come si sviluppano secondo un cronoprogramma. Secondo lotto, la 398, che porta dal Porto Nuovo alle banchine dei traghetti, e in questo caso l'autorità portuale di sistema, anche sotto la mia supervisione di commissario, perché sono subentrata a Rossi su queste funzioni, ha già predisposto gli atti per iniziare l'iter che porta attraverso la progettazione definitiva poi all'appalto. Ottavo punto, sconti sulle bollette per cittadini e imprese. Perché a mio giudizio, visto che diamo la possibilità in quell'area di 5 milioni di metri cubi su 29 che ci vengano dalla Russia, è giusto che in quell'area ci siano sconti su quello che è il costo dell'energia per i cittadini e le famiglie e per le imprese. E poi
il rilancio del polo siderurgico, e con questo ci si intende, basta che il ministro si muova e sviluppi quello che sono le intese con chi gestisce il polo siderurgico attraverso gli aiuti di Stato, attraverso le procedure, per dare nuovamente la possibilità non di stare in cassa integrazione ma di lavorare alle 1600 persone che oggi ci sono. E decimo punto, il sostegno, perché è evidente che può crearsi un'aspettativa, si può ripercuotere il sostegno a chi svolge attività di itticoltura che non saranno toccate da un punto di vista ambientale, ma che possono subire un contraccolpo sul mercato. Io ho messo questi 10 punti, ma la logica mia è questa, in 3 capitoli. Opera di interesse nazionale. Meglio io, commissario, che un funzionario che si sarebbe messo lì a fare il garante cavilloso e burocratico. Io posso svolgere una funzione attraverso il supporto che voi, Consiglio regionale, mi potete dare per poter ottenere che finalmente il volano virtuoso delle opere che aspetta Piombino parta. Il volano virtuoso sono le 10 indicazioni del memorandum, che attraverso l'arricchimento del dibattito possono diventare di più e meglio perfezionate. In terzo luogo, la considerazione che io la firma la metto se mi sento sicuro sul piano ambientale e della sicurezza. Se non vedo queste garanzie, il decreto è impostato sul fatto che a quel punto lo Stato si sussume le cose, se le sussuma. Io firmo nel momento in cui vedo queste condizioni. Ecco lo spirito con cui, in modo a mio giudizio serio e corretto, noi svolgiamo, ritorno all'articolo 5, le funzioni che ci portano a quello che è il superiore interesse nazionale, ma con la considerazione, la tutela, il rispetto, la volontà di essere vicino a Piombino nelle legittime e giuste proposte. Quello che dico è che il partito del no fine a se stesso non va bene, perché non siamo più in quella fase in cui, per il consenso finalizzato al consenso, la cosa più facile è no e si dice no. Io ritengo che se riusciamo a fare squadra sulla considerazione che Piombino ha ragione nel momento in cui rivendica la giustezza del far fronte a impegni che negli anni erano maturati ma che non sono stati poi messi in campo, e insieme riusciamo a ottenere dei risultati in questa direzione, ecco che l'operazione poi alla fine diventa un'operazione virtuosa per il territorio di Piombino, offrendo alla Toscana la possibilità di dimostrare quello che questa regione è, un punto di riferimento fondamentale negli interessi del Paese da un punto di vista economico, sociale, ambientale, e quindi una Toscana protagonista in quello che è una stagione difficile, ma che dobbiamo con fiducia affrontare, che guarda al futuro nel rispetto del rigore di quei principi che ci portano oggi a essere accanto all'Ucraina, che ci portano oggi a difendere i valori di libertà, di democrazia, di autogoverno, per il quale la solidarietà internazionale ci porta a dover fare poi dei sacrifici nel renderci il più possibile lontano da quella dipendenza dalla Russia che, da un punto di vista politico, ecosistemico, non ci possiamo più permettere. Grazie. Ringrazio il Presidente Gianni. La parola al Presidente Scaramella. Ma grazie Presidente, grazie per la presenza, per il dettaglio, per questa comunicazione. È evidente che oggi siamo chiamati ad affrontare una discussione che la vede protagonista, in prima persona, non tanto quanto nostro Presidente, quanto in questo caso appunto come commissario per conto del Governo, e quindi andando ad assumere un ruolo che ha una valenza ovviamente sovraregionale e a tutti gli effetti una valenza di carattere nazionale, quindi un ruolo di grandissima responsabilità che le viene affidato dal Governo nazionale, un Governo che si trova ad affrontare una crisi senza precedenti nella storia del nostro Paese. Più o meno negli anni 70 abbiamo vissuto una situazione similare, ma insomma terminata o ancora non del tutto terminata l'emergenza Covid, la questione della guerra, dell'invasione russa all'Ucraina e quindi del tema dell'indipendenza energetica del nostro Paese, è un tema di una portata enorme.
L'obiettivo che il governo si è dato è quello di rendere il nostro paese indipendente dalla produzione del gas russo fin dal 2024, un obiettivo oggettivamente ambizioso, ma se pensiamo che da quando è iniziata la guerra, da un livello di dipendenza del 38%, siamo passati in queste settimane a un livello di dipendenza del 25%, credo che si sia già fatto un ottimo lavoro. E quindi qui entra il decreto del 17 maggio, un decreto ovviamente del governo che le assegna una funzione di grandissima responsabilità, di grande delicatezza, quindi assegna a lei e per conto suo, quindi alla Toscana, un ruolo importante che deve assumere per se stessa, ovviamente per la nostra regione, lo deve fare per l'Italia e lo deve fare per l'Unione Europea, perché questa partita non è soltanto una partita regionale, non è una partita ovviamente nazionale, è una partita dell'Unione Europea che prova a rendersi indipendente dalla Russia. Quindi nella sua persona si caricano un livello di responsabilità, a mio avviso, enorme, e quindi a me fa piacere il modo col quale lei si è posto all'Assemblea e nel modo con il quale ovviamente si porrà nei confronti di un governo che ovviamente deve procedere, che si è dato delle scadenze. È evidente che il governo, a mio avviso, queste scadenze le vorrà rispettare, questo è il tema vero, a mio avviso, no? E quindi lei ha centrato la questione. Io credo che il Consiglio regionale debba darle forza, debba darle sostegno, è il motivo per il quale noi abbiamo depositato la nostra risoluzione, non ho ancora avuto modo di leggere o di vedere o confrontare quelle degli altri gruppi politici, però Italia Via vuole esprimere fiducia nella sua persona, darle sostegno, e ovviamente nella sua persona si tratta di aprire una relazione forte che ha sempre avuto con la città di Piombino, con le realtà ovviamente della Val di Cornia, con tutto il litorale toscano, con tutte le comunità. Ovviamente noi abbiamo i nostri rappresentanti eletti in quei territori che più ovviamente degli altri si sentiranno responsabilizzati delle scelte che lei è chiamato a fare, più che delle scelte, a mio avviso, della capacità con la quale in termini negoziali con il governo lei potrà sicuramente portare un beneficio al nostro territorio. Da una parte garantire e offrire un livello di garanzia, dall'altro ottenere per il nostro territorio, a mio avviso, il massimo possibile che si possa fare in questi 12 mesi. Per farlo bisogna agire con immediatezza e credo che insomma lei debba prima di tutto avere da una parte molto coraggio, e questo lo ha dimostrato nell'intervento con il quale oggi si è posto, il coraggio sicuramente non le manca, la capacità e l'intuizione di aprire un confronto con le comunità locali finalizzato a, da una parte, a essere soggetto garante, ad avere un clima, a mio avviso, distensivo con il quale lavorare, e questo mi auguro che la comunità tutta di Piombino e non solo ovviamente le fornirà un credito di fiducia, perché gliel'ha concesso nel momento in cui lei la rappresenta quale Presidente della Regione Toscana. Ovviamente serviranno molte idee, nel suo decalogo che ha posto nei confronti del governo molte si ritrovano di quelle che noi avremmo voluto proporle. È evidente che si inserisce su un contesto che vive una crisi industriale oggettiva. Se i livelli occupazionali sono diminuiti, drasticamente rispetto a quelli che erano in passato, rispetto a un polo siderurgico di livello nazionale che oggi fatica a trovare occupazione, che pone molte famiglie in cassa integrazione, che però ha tentato negli ultimi anni anche una grande riconversione in termini turistici e ovviamente pone questa sfida sotto vari punti di vista. Il tema delle compensazioni, a nostro avviso, deve essere letto in maniera variegata. Sono d'accordo sul fatto che debbano avvenire compensazioni di carattere infrastrutturale, di carattere economico, di carattere ovviamente anche economico rispetto ai risparmi che possono avere cittadini e imprese. Questo deve avvenire così come avviene sulle questioni che riguardano per esempio la geotermia in tanti territori. È evidente che tutto bisogna definire dove e quanto arrivare ad avere questi benefici, ma è evidente che sotto questo punto di vista, se quella produzione appunto energetica andrà in porto, è evidente che i primi a trarne un beneficio devono essere i cittadini di Piombino e a cascata tutti quelli dei territori limitrofi. Allo stesso tempo e allo stesso modo anche le imprese, per provare a realizzare effettivamente in tempi molto celeri quel processo di reindustrializzazione di un'area che lo necessita,
rispetto al destino di carattere siderurgico, ma non solo. Quindi fare di quella terra una terra di innovazione in termini di produzione energetici e anche di diversificazione, secondo me, è un'intuizione positiva. Servono idee, serve rapidità dell'attuazione con le quali queste idee si devono realizzare e serve una certezza rispetto ai quantitativi e ai posti di lavoro che in maniera stabile devono essere garantiti, ovviamente, dal governo. È su questo che a mio avviso lei deve negoziare, perché è vero che se l'intervento è molto rapido, se SNAM, come sembra, dovrebbe essere il soggetto attuatore, è già pronto rispetto alla propria policy, e pensiamo che appunto Piombino partirà, perché prima di Ravenna, che è l'altro intervento ipotizzato dal governo, quindi Toscana e Emilia Romagna, è evidente che questi interventi rispetto a questo negoziato che lei deve avere con il governo devono dare una risposta, dobbiamo essere chiari fra di noi, antecedente al procedimento, perché le fiducia e il fatto di dire si farà, avverrà, protocolli d'intesa, tempi non certi, non possono dare un livello di garanzia a una comunità. Quindi sarà di fronte a sé, avrà di fronte a sé, a mio avviso, 3-4 mesi molto delicati. Sul tema del lavoro, sul tema delle garanzie ambientali, sul tema delle risorse, si gioca la partita con la quale lei è chiamato a misurare non soltanto il suo peso politico, ma il nostro peso politico. Per questo io mi auguro che il Consiglio regionale, quantomeno dentro, sappia superare anche le divergenze di carattere di governo che ci sono in regione e quantomeno trovi un fronte largo, io mi auguro, rispetto a una risoluzione. Può essere la nostra, non lo so, può essere quella di qualche altro partito, troviamo un punto di incontro, ma credo che il nostro Presidente debba avere un atto politico largamente unanime rispetto al mandato con il quale si troverà a negoziare questi aspetti. Fatto salvo un aspetto, lo dico anche ai compagni, agli amici del Partito Democratico, che è evidente che ci possono essere delle resistenze locali che percepisco anche da parte degli amministratori e quindi la difficoltà oggi a dare un pieno mandato. Noi siamo dell'idea di dare un pieno mandato al nostro Presidente, perché dà forza a livello di negoziato. Se noi anteponiamo livelli limitativi e mettiamo avanti delle condizionali, a mio avviso il Governo potrebbe superare la figura commissariale del nostro Presidente e a quel punto da parte nostra, da parte del Consiglio regionale e da parte delle comunità rischieremo di subire un intervento. Io credo che l'intervento si farà, indipendentemente dal fatto di chi è commissario, di chi non è commissario, indipendentemente dal fatto che noi approveremo o no una risoluzione, ma è evidente che se l'approveremo, se daremo mandato e forza politica a chi ci deve rappresentare, abbiamo molta più forza e possibilità da una parte di tutelare le nostre comunità e dall'altra di ottenere dei benefici che possano essere in quel caso duraturi, così come noi ci auguriamo che questo processo di indipendenza energetica del nostro Paese sia non soltanto, dico io, dalla Russia, ma sia duraturo rispetto a qualsiasi altro interlocutore che domani potrebbe altrimenti condizionare pur sempre la nostra libertà. Grazie, la parola alla collega Noferi. Sì, grazie Presidente. Io comincio facendo una riflessione. Quando si parla di sviluppo industriale, di una politica industriale, mi domando come possa avvenire con una bomba a orologeria in un porto, perché quale imprenditore deciderebbe di fare investimenti in un'area così pericolosa? Ecco, questo mi domando. Ma non solo, non si tratta di dire no a prescindere, qui si tratta di attuare un progetto folle senza le tutele di valutazione ambientale previste dalla legge, la famosa VIA. E vorrei capire quali sono state le attente valutazioni tecniche del ministro Cingolani, così fatte in fretta e furia, perché ci è voluto molto tempo, più di un decennio, per trovare tutte le regole di sicurezza per la nave rigassificatrice davanti a Livorno. Questa è una procedura totalmente antidemocratica, la nomina di un commissario che ha una delega così importante, capace di dare un'autorizzazione senza passare da una procedura di VIA, è una cosa da governo totalitarista. No, scusate, sto intervenendo.
Sì, il Presidente infatti non ho capito dov'è, ma rispetto di tutti, ma qui il rispetto ormai non sappiamo più dov'è. Quindi mi domando anche, e mi piacerebbe domandarlo al Presidente Gianni, che non vedo più in aula, a cosa servirà questo tavolo tecnico che lui ha nominato? Chi c'è dentro? Quali competenze ha? Che cosa dovrà fare? Quali sono le persone che saranno in questo tavolo tecnico? Ecco, questo mi piacerebbe saperlo. Ovviamente non lo saprò mai, come non saprò mai a chi si riferiva quando diceva che non ci ha dato la sua comunicazione, infatti una paginetta e mezzo che non rispetta assolutamente quello che ci è stato detto, perché voleva evitare che venisse data ai giornali. Da parte nostra non è stata data, ma mi risulta che sia prassi della Giunta ogni volta fare conferenze stampa per informare il mondo intero, prima del Consiglio regionale, di quello che intende fare, a cominciare, non so, mi viene in mente il piano rifiuti, qualunque cosa. Quindi forse era un appello, un appunto che faceva a se stesso come capo della Giunta. La Toscana è stata l'unica regione d'Italia che dopo una lunga complessa e complesso iter di valutazione ha emesso una autorizzazione per un terminale galleggiante di rigassificazione. Si è concluso infatti dopo 14 anni con un rilascio di un rapporto di sicurezza redatto dal Comitato Tecnico Regionale, il quale ha previsto che per evitare gli effetti di incidenti rilevanti sulla popolazione, che la nave fosse ormeggiata a 12 miglia dalla costa, dove il fondale è di 120 metri, e anche opportune zone di interdizione. Una zona di interdizione totale di un raggio di circa 2 miglia, la zona 2 di interdizione limitata, si può solo passare per un raggio da 2 a 4 miglia, una zona 3 di preavviso, dove si può anche sostare in caso di emergenza avvisando la capitaneria di porto, con un raggio che va da 4 a 8 miglia. Capirete che è un'area di diversi chilometri quadrati di interdizione, proprio per mantenere livelli alti di sicurezza, sorvegliata da una nave guardiana 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Qui invece si vuole fare tutto questo dentro un porto, all'interno di un golfo su cui si affaccia la città di Piombino, 35.000 abitanti, con una zona di interdizione di 200 metri. Ecco, io vorrei capire quali sono le condizioni di sicurezza in questo caso. Le aree di interdizione che sono state previste per la nave rigassificatrice di Livorno sono talmente vaste che se si prova a proiettarle sulla carta del porto di Piombino, dovrebbe essere interdetta un'area che oltre alla città di Piombino comprende Baratti, l'estremità nord dell'isola d'Elba, in un tratto di mare dove di solito passano i traghetti per i turisti per andare all'Elba. Inoltre basta consultare l'elenco degli incidenti rilevanti. Avevo qui la lista per il Presidente Gianni, ma la darò ai suoi uffici così magari si documenta, perché una lista che è stata fatta prima di dare l'autorizzazione per la nave rigassificatrice di Livorno, perché sono stati valutati tutti gli incidenti rilevanti che sono accaduti in questo tipo di lavorazione. Senza considerare l'articolo uscito ieri dell'incidente avvenuto in Giordania, dove si è rotto una fune e un serbatoio di cloro è caduto esplodendo, ha non solo ucciso 13 persone, ma ne ha intossicate centinaia, solo per fare un esempio. Gli incidenti sono stati causati in questi depositi e siti di stoccaggio di gas propano liquido per i più diversi motivi, perché ricordo che le navi gasiere devono attraversare l'Atlantico, quindi è un continuo andare avanti e indietro di navi, a parte il dispendio di energia che è assolutamente assurdo, ma incontrano
problemi dovuti alle tempeste, infatti si sono avute navi alla deriva, isole che sono state evacuate per mettere in sicurezza la popolazione, tutto documentato, non me lo sto inventando io. Ma poi ci sono stati eventi come fulmini che hanno colpito i serbatoi, gli errori umani, le valvole che si guastano, e ce ne sono diverse, le collisioni fra le navi, gli errori durante le manovre in porto, la corrosione dei tubi utilizzati come scambiatori termici, un guasto al timone, navi che si incagliano, il vento forte che ha fatto sganciare la nave dal terminale e rompere gli ormeggi, esplosioni dovute a rotture di tubi e cedimenti strutturali di serbatoi, guasti elettrici, problemi di pressione dei serbatoi, esplosioni a catena. Ecco, questi sono tutti aspetti che devono essere considerati. Come si fa a far finta di nulla e a fare le cose così in fretta e furia, senza valutare tutte queste criticità? Quando si realizzano opere di ingegneria di questo genere, per prassi, ma non lo dico io, del partito del no, che poi non è un no a prescindere, è un no all'assenza di una valutazione di impatto ambientale. In questi casi devono essere considerati tutti i peggiori scenari possibili e l'eventuale esplosione di una nave rigassificatrice di queste dimensioni avrebbe conseguenze catastrofiche, come non è da escludere lo sversamento in atmosfera di gas, con la conseguente creazione di nubi capaci di percorrere grandi distanze e poi di incendiarsi, come per esempio è successo a Viareggio qualche anno fa, nel 2009, di cui oggi ci sarà stasera anche la commemorazione. Piombino è una città che da decenni aspetta un intervento del governo per le bonifiche, per il completamento delle arterie stradali, per l'accesso al porto turistico, per il rilancio della siderurgia, come diceva prima anche il presidente Giani. E adesso, dopo decenni, problemi atavici che non sono mai stati risolti, si intende aggravare la situazione mettendo una nave gasificatrice in porto, con lo specchietto delle allodole delle compensazioni. Perché nessuno crede che la nave resterà lì solo 3 anni, e il relativo allacciamento al gasdotto sarà sicuramente un impegno economico importante, per cui anche lo spostamento della nave sarà antieconomico in un successivo momento. Forse non è chiaro poi, credo soprattutto al governatore Giani, non so, ai colleghi del Partito Democratico, che andare contro ai territori che il Presidente dovrebbe rappresentare e tutelare servirà solo a consegnare la regione al centrodestra alla prossima tornata elettorale. Ecco, questo bisognerebbe anche che qualcuno lo considerasse, perché se non si cerca di capire le motivazioni profonde che hanno spinto i piombinesi a votare un sindaco di Fratelli d'Italia invece di rimettersi nelle mani di un sindaco del Partito Democratico dopo decenni di inutili chiacchiere, è cosa certa che la protesta si radicalizzerà con tutto quello che ne consegue. Io penso, e sto per concludere, che quello che il governatore si accinge a fare, preso quasi da un furore guerresco, che acceca il più elementare buonsenso, perché qui col fatto che siamo in guerra, si ripete costantemente, è un'emergenza nazionale, sì, però l'emergenza nazionale non ci deve portare a fare degli errori più gravi di quelli che stiamo affrontando. Perché, come ho detto in un'intervista che probabilmente è stata tagliata male poco fa, la scelta fino ad oggi su tutto il territorio nazionale di creare dei siti industriali vicino alle città espone le popolazioni anche a rischi in caso di attacco militare, perché siamo in guerra, e me lo state dicendo voi fin dall'inizio, diventano obiettivi sensibili questi siti industriali, e cosa che potrebbe succedere anche alla nave rigassificatrice di Piombino, che non solo è una bomba a orologeria, ma diventa anche un obiettivo sensibile. Quindi il governatore Giani è stato nominato commissario dal governo. Prego, e chiudere, sarà l'unico. È passato 1 minuto e 15 in più. Finisco il discorso. Sì, vabbè. È stato
quindi è stato nominato commissario dal governo e in base al decreto sarà l'unico responsabile per il rilascio dell'autorizzazione, visto che saranno messe tutte le procedure di valutazione ambientale. Quindi si assume una grande responsabilità e speriamo che non ne debba mai render conto alla propria coscienza. Grazie, ringrazio la collega Noferi, mi scuso se l'ho interrotta, ma cerchiamo di tenere i tempi. Ci sono altri interventi? Io capisco quello che mi sta chiedendo, detto questo non so in questo momento il Presidente Giani dove è andato, quindi se possiamo provare a capire se nel suo ufficio, se ha avuto un impegno istituzionale, come credo, il Presidente Giani è sempre uno presente in aula, attentissimo, però non so darvi una risposta, quindi diciamo il Consiglio potrebbe andare avanti indipendentemente, come sapete, a norma di regolamento, dalla presenza o meno di chi risponde, di chi fa la comunicazione. Poi c'è una questione di tipo politico e di valutazione, come dire, capisco la vostra richiesta, io però devo far andare avanti i lavori del Consiglio, eccetto che non mi chiedete una sospensione, viene votata dal Consiglio, altrimenti se non c'è nessuno a intervenire devo mettere in votazione gli atti. Se c'è qualcuno che interviene, interviene, se c'è una sospensione, cioè non possiamo stare fermi così. Ma chi ha chiesto la sospensione? Ho detto potete chiedere, è previsto dal regolamento, l'ho chiesta? No, no, non mi pare di aver chiesto nessuna sospensione. Aveva ragione il Presidente Stella. No, io se non interviene nessuno metto in votazione gli atti. Cioè, non posso fare nient'altro che questo. Rispetti l'ordine del giorno. La parola al collega Torselli. No. Petrucci. No, dispiace sinceramente. Dispiace sinceramente anche perché francamente il presidente Giani si è stizzito giustamente del fatto che la sua comunicazione era in parte oggi riportata dai giornali, però la sua comunicazione è soltanto una minimissima parte di quello che oggi ci ha riferito, perché ci ha detto tutte altre cose rispetto a quelle che abbiamo letto. E avendole apprese adesso, voglio dire, per tradizione orale, sinceramente sarebbe stato interessante anche rispondergli. Io chiedo al Presidente Giani che faccia... Non dia adito a commissariare il sindaco di Piombino, che è un sindaco eletto democraticamente, che è un sindaco che è profondamente apprezzato dalla sua popolazione, che è un sindaco che sta svolgendo in maniera egregia il proprio lavoro. Allora, il commissariamento di Piombino da parte del governatore Giani sarebbe un calpestare la democrazia e sarebbe una grave mancanza di rispetto istituzionale, rispetto alla quale tutto il Consiglio dovrebbe alzarsi in piedi e urlare che venga cessata quella condotta che noi non potremo che osteggiare con tutta la nostra forza e con tutti i nostri mezzi democratici. Da questo punto di vista, se da una parte ci rassicura l'intervento che oggi il governatore ha fatto in merito alla questione via, perché noi riteniamo essenziale e imprescindibile l'apertura della procedura via, anche perché sappiamo che dentro quella procedura eventualmente saranno previste le cosiddette compensazioni e non nel decalogo di Giani, quindi siamo da un certo punto di vista rassicurati rispetto al fatto che il governatore oggi abbia detto per tradizione orale che comunque darà il via alla procedura via, siamo però molto preoccupati del decalogo, perché quello che io vorrei chiedere al governatore, se fosse presente in aula, se quel decalogo è stato concordato col sindaco, perché un conto è se l'ha concordato col sindaco,
Se quel decalogo non l'ha concordato col sindaco, Gianni fa il commissariamento del comune di Piombino. E questo non è accettabile, perché a Piombino c'è un sindaco che, anche se non è iscritto al Partito Democratico, è un sindaco che a tutti gli effetti deve essere in grado di poter svolgere la propria funzione. Se il sindaco di Piombino fosse iscritto al Partito Democratico, io penso che quel decalogo sarebbe stato discusso con il sindaco prima che trasferirlo per tradizione orale al Consiglio regionale. Quel decalogo è un'idea sua che rimane nella, voglio dire, vulgata politica, o si trasformerà in un atto che avrà poi un proprio iter procedurale all'interno del Consiglio regionale, all'interno del Consiglio comunale Piombino, all'interno di non so che cosa io, oppure un'idea che oggi è venuta? Quel decalogo con chi è stato deciso? Con il consigliere Anselmi, con il gruppo del Partito Democratico, con la Giunta o con chi? Da dove esce questo decalogo che oggi Gianni, senza nessuna pezza d'appoggio scritta, ci parla e ci illustra? Ciò detto, e per noi è imprescindibile questa cosa, noi vogliamo capire se Gianni andrà a commissariare Ferrari o andrà a fare quello che dice di farci. Sicuramente l'atteggiamento di cui dobbiamo prendere atto è un commissariamento del comune di Piombino, rispetto al quale noi non faremo sconti di nessun genere. Detto questo, i temi sono due. Il primo è il tema dell'approvvigionamento energetico. Noi come Fratelli d'Italia siamo profondamente convinti che ognuno debba fare la propria parte, che ogni regione debba fare la propria parte. Allora, da questo punto di vista, tra le varie specificità e eccezionalità della regione toscana, c'è una cosa che abbiamo soltanto noi, o che abbiamo soltanto noi in questa forma, che è la energia geotermica. Sotto una parte di Toscana c'è una pentola a pressione che sarebbe in grado da sola di riscaldare l'intera provincia di Livorno, l'intera provincia di Lucca, l'intera provincia di Pisa e di fornire buona parte del fabbisogno energetico a quei territori. Quella energia geotermica, che vale sicuramente molto di più di quanto non vale l'approvvigionamento dell'offshore, è sfruttata attualmente nemmeno nel 50% della propria potenzialità, attualmente. Ma fra pochi mesi cesserà, perché le concessioni adesso in capo ad Enel scadranno nel 2024, perché ad oggi non si è mossa nessuna iniziativa per il rinnovo di quelle concessioni, il che significa che da qui al 2024, si partisse anche domani, non ci sarebbero i tempi tecnici perché alla scadenza delle concessioni ci fosse il nuovo gestore della partita geotermica. Allora, da questo punto di vista, se il titolare della concessione è lo Stato, la stazione appaltante è la Regione Toscana. È la Regione Toscana che ha in capo la responsabilità di fare quelle gare e di scegliere il prossimo gestore della partita geotermica in Toscana. Non si sta facendo niente. La nostra parte, in periodo di crisi come questo, rispetto all'approvvigionamento energetico, non è piazzare un rigassificatore dentro un porto turistico in un lago. Ma ci siete mai stati a Piombino? Ma vi siete mai affacciati? Quello è un lago, con l'Elba lì davanti. Sì, lo sappiamo che c'è stato, ha fatto il sindaco, a maggior ragione perché ha fatto il sindaco dovrebbe capire che quello che sto dicendo è la realtà. Lì siamo in un lago, non siamo nel mare, non siamo a Ravenna nel mare Adriatico. Piombino è dentro un lago strepitoso, con l'isola d'Elba dove che ci si va a nuoto, con la Capraia, con la Gorgona, con il promontorio dell'Argentario, con quello strepitoso pezzo e porzione di territorio su cui si affaccia Piombino. Allora, i numeri ce l'ha dati proprio Gianni. Se Piombino aveva 7.900 addetti al settore delle acciaierie, se oggi questi 7.900 addetti si sono trasformati in 1.600 cassa integrati, noi vogliamo sapere, e non abbiamo sentito un numero, questa operazione quanti posti di lavoro darà. Altrimenti si deve trovare una riconversione di Piombino a fini turistici, a fini cantieristici, a fini artigianali, che è quello che con grande difficoltà sta provando a fare il sindaco Francesco Ferrari di Fratelli d'Italia.
ovvero dare un futuro a Piombino. E il futuro a Piombino non è piazzare una nave rigassificatrice all'interno del proprio porto. Quello significa creare un'altra condanna, un'altra pena di morte per quella città che tanto ha sofferto. A meno che non mi si dica che quella operazione, e non sarebbe comunque sufficiente, ci darà 1.600 posti di lavoro, ragion per cui quei cassa integrati avranno una prospettiva differente che stare in cassa integrazione. Se questo non potrà succedere, è evidente che per Piombino, proprio perché si affaccia in uno dei laghi più belli del mondo, uno dei laghi, e lo dico chiaramente facendo una forzatura ma perché si capisca quello che dico, il futuro di Piombino deve essere altro che la nave rigassificatrice. Ed è quell'operazione importante, coraggiosa, faticosa, difficile, che Francesco Ferrari sta provando a fare, appoggiato dal consenso della propria gente, con la condivisione dei cittadini e delle cittadine di Piombino. Ecco perché noi vorremmo sapere oggi, ed è il senso del mio intervento e vado a chiudere, se il ruolo di Gianni sarà commissariare il sindaco Ferrari o sarà garantire anche il sindaco Ferrari e anche la comunità di Piombino. Grazie, ci sono altri interventi? Allora, se sono terminati gli interventi dei gruppi, no, Anselmi, Gianni, prego, Anselmi. Come al solito ho fatto così. Grazie, Presidente, cari ed egregi colleghi, per le modalità con le quali è stata illustrata dal Governo, per il livello di decontestualizzazione che la caratterizza, per l'assenza di contenuti industriali, limitandosi a una giustificazione di natura generale applicabile in termini generali l'intero territorio nazionale, la proposta del Governo di installare un impianto per la rigassificazione di gas liquefatto a Piombino è una proposta senza storia, è una proposta che non fa i conti con la traiettoria di quel territorio, non fa i conti certamente con le sue ambizioni e non è rispettosa del lavoro che è stato messo in campo nel tempo per assicurare una riconversione ecologica di quel pezzo di Toscana. Credo di avere i titoli, il percorso e anche, mi si lasci dire, il cursus contrattuale, 4 accordi di programma con 7 governi diversi, sufficienti per non essere incluso nel partito del no. Di certo si tratta, come proverò ad illustrare, di considerazioni che non hanno niente a che vedere con il millenarismo ambientale che anche qui ho sentito riprodursi in aula questo pomeriggio, non hanno niente a che vedere con considerazioni di carattere tecnofobico, antiindustriale ed antiscientifico che tratteggiano molto spesso le discussioni di questa complessità. Penso che di fronte a questo tipo di proposta, così come si è palesata, con una brutalità fuori contesto che è già stata qui sottolineata e che condivido rispetto al giudizio, penso che a questo si debba opporre la statura di un'impostazione, la forza delle istituzioni, in particolar modo un'istituzione prestigiosa come la Regione Toscana e prestigiosa come quella del Comune che ho avuto il privilegio di rappresentare e governare per 10 anni, aprendo e tratteggiando una strada che giustamente oggi si cerca di difendere, vale a dire quella della diversificazione produttiva, turistica. Gli accordi di programma, viva Dio, parlano anche per la loro parte insoluta e rispetto alla parte insoluta non credo che ci sia nessuno, salvo forse qualcuno,
in quest'Aula che possa dirsi estraneo rispetto a quella incompiutezza quanto all'appartenenza politica. Perché ci sono stati governi, ci sono rappresentanti di partiti o di formazioni anche neoformate che fanno riferimento al leadership, che hanno concorso alla definizione di quegli accordi, e ci sono rappresentanti del governo in carica che avrebbero avuto il tempo di discutere, di approfondire la forza e la rilevanza della questione piombinese ben prima che si proponesse il tema del rigassificatore. Il tema del rigassificatore avrà un suo percorso procedurale, dagli atti non si può sfuggire. Il Presidente è stato indicato come commissario, c'è un decreto, ci sarà un percorso di valutazione. Mi auguro e confido che sia il più puntuto, approfondito e puntuale possibile. Poi io, mi auguro che non se ne dia per scontato l'esito. Piombino è stato ed è un territorio che lavora il metallo dal tempo degli Etruschi. Da questo punto di vista è fortemente interrelato con le colline metallifere, in particolar modo del Grossetano, e particolarmente interrelato con il territorio elbano, da quale gli Etruschi si approvvigionavano per alimentare i forni fusori e la tradizione mineraria e siderurgica anche di quel territorio. C'era anche a Portoferraio uno stabilimento siderurgico che è stato dismesso, dimostrano come quella parte di Toscana ha legato alla vicenda industriale produttiva di lungo periodo il proprio orizzonte. La prima industrializzazione italiana verso la fine dell'Ottocento decolla con i forni Bessemer alla Magona di Piombino, si sviluppa nei primi decenni del secolo scorso con l'intervento dello Stato e si consolida. Qui il collegamento con l'Europa e anche con la fase delle politiche comunitarie che riguardano il paese, la Toscana, il continente intero. Ricordo quando ero sindaco il commissario Tajani, che all'epoca si occupava di industria e di siderurgia, di una round table sulla siderurgia europea, fu ospite del comune in una bellissima iniziativa. Oggi ho visto che è fra coloro che dice che questa cosa del gasificatore si deve fare, però noi non discutiamo di questa roba se non iscriviamo quel territorio, la sua parabola produttiva dentro quella che è stata la vicenda produttiva del paese, della comunità europea del carbone e dell'acciaio, ma anche di quello che i processi complessi di natura produttiva lasciano oggi, le complessità che pongono sfide sulla transizione ecologica. Quando noi proponemmo che nell'accordo di programma del 2014, fra parentesi, ciò che si rivendica sul porto sembra che sia arrivato in questa terra da un'entità, perché si sottolinea quello che non si è fatto, ma le risorse che sono state messe sul porto di Piombino sono figlie di un accordo di programma del 2013, che porta anche la mia firma. Quindi attenzione a distinguere quello che non funziona da quello che ha funzionato. Noi abbiamo l'opportunità, non tanto di ragionare di questa roba del rigassificatore, chi considera un'opportunità, francamente, al massimo può essere considerata una medicina complicata da digerire, io spero che non sia inghiottita, e che si trovino altre soluzioni che mettano in sicurezza il paese, perché dell'interesse nazionale e della complessità noi siamo imbevuti. Lo sono come persona e lo è quel territorio. E sono d'accordo che le istituzioni locali, non solo il sindaco che ha seguito quello che mi ha succeduto, ma anche i sindaci della Val di Corni, i sindaci del Golfo di Follonica e i sindaci elbani, siano coinvolti dentro un percorso che legga la voglia di diversità e le specificità territoriali che lì ci sono. C'è un sistema dei parchi che è stato creato nel 90, non il mese scorso.
C'è un sistema turistico che è cresciuto sul sistema balneare, gli agriturismi, la ricettività. Piombino faceva 849.000, ho guardato i dati stamani mentre aspettavo, 849.000 presenze con un ciclo integrale siderurgico acceso e con la più grande centrale termoelettrica della Toscana. Questo per dire, non per dire che chi è arrivato da ultimo e sta lavorando per il territorio sbagli a valorizzare questo, ma per dire che sulla diversificazione economico-produttiva di quel territorio, con la fatica, 900 ettari di ciclo integrale siderurgico, in moto, non oggi, fare gli ambientalisti oggi è abbastanza comodo, diciamo. Farlo spengendo una cokeria, approvando strumenti urbanistici che restringevano il perimetro industriale e costringendo l'azienda a rivedere la gestione delle polveri, di tutto ciò che era una montagna alla quale, che è stata una grande scuola, ma che spero non abbiano altri amministratori l'avventura di dover affrontare, perché sono stati anni complicati, abbiamo affrontato. E dopo abbiamo affrontato il declino, la fine della storia così come l'abbiamo conosciuta lì. Il 24 di aprile 2014, chi vi parla, se non ricordo male, in quell'occasione era presente anche tutti i candidati, perché dopo un mese ci sarebbero state le elezioni amministrative. Tra l'altro Ferrari era candidato al Consiglio, fu eletto in Consiglio, non era, in quel caso perse la competizione. Erano tutti presenti, io feci un lungo intervento, ci sono state 2000 persone, lavoratori soprattutto, sindacati. Poi diciamo che avevamo perso la sfida di allungare la vita dell'altoforno per preparare un futuro diverso con il forno elettrico e le cose che si dovevano fare. Ma quello che stava accadendo ci imponeva una lettura nuova. Ora io non so se sia questo memorandum, molte cose le abbiamo scritte in quell'atto che fu approvato all'unanimità dall'aula, ci lavorai io, ma insomma fu un confronto in quelle ore perché c'era una riunione al Ministero e volevamo mettere le istituzioni in condizioni di discutere. C'è lì un primo indice, ma sono d'accordo che debba essere discusso, di certo il memorandum. Io sono un disco rotto su queste cose, quindi può darsi che qualcosa che penso nel memorandum ci sia, ma non è mia la stesura. Era mia la stesura invece di alcuni punti che erano contenuti nella bozza del primo PNRR toscano, del quale mi occupavo illo tempore, posso usare questo latinismo ormai, che conteneva ingenti risorse per l'economia circolare e la gestione delle bonifiche di Piombino, bonifiche che giacciono presso il progettificio chiamato Invitalia da 8 anni dalla stipula di un accordo di programma nel quale mettemmo 50 milioni di euro. D'accordo il governo di allora. Perché le persone hanno sfiducia nelle istituzioni e non si accontenteranno di promesse compensatorie? Perché dopo 8 anni Invitalia non ha ancora nemmeno pronto il progetto definitivo. Ma di che parliamo? Qual è la fiducia incondizionata che viene a un governo che fra un anno non ci sarà più? Perdonatemi la franchezza, ma è il momento di dirsi le cose. Il ministro Cingolani è in possesso del dossier Toscana sulla parte ambientale da oltre un anno. Da quel ministero non è arrivato alcun segnale se non una proposta di rigassificatore da installare in questo territorio. Bravo. Il ministro Giorgetti. Lasciamo intervenire il ministro collega dello sviluppo economico. Datemi i tempi però poi. No, i tempi ci sono. Prego. Dello sviluppo economico di questa Repubblica. È intervenuto in un question time sollecitato, credo, dall'onorevole Romano la scorsa settimana, parlando di Piombino, dopo che è scomparso letteralmente da una vicenda che è fra le più alte, rilevanti e complicate da un punto di vista sociale, territoriale, che riguardano questo Paese. Se non si mettono le mani sul dominio delle aree pubbliche in concessione marittima, in concessione demaniale, che da decenni sono ostaggio negli ultimi anni clamorosamente sono ostaggio dell'inazione dei proprietari, lì c'è il fallimento del privato, non c'è il fallimento del pubblico. Invitalia è il fallimento del pubblico.
l'immobilismo industriale in quel territorio e il fallimento del privato, che spesso capita che i privati incolpino le pubbliche istituzioni dei loro fallimenti. Chi non ha investito a Piombino non ottemperando agli accordi di programma, l'ultimo del 2018, è un privato. Sento dire che si vuole firmare un nuovo addendum col privato. Rammento che nel 2019, chiedo scusa, prima da Giuliani e poi riconfermato da Ferrari, è stato firmato un ulteriore addendum con JSW sul treno rotaie e sulla sua qualificazione per la produzione di rotaie con la tempra. Quel treno rotaie non è stato fatto. Feci inserire in quell'accordo che si sarebbe dovuta instaurare a fianco di quell'investimento una filiera dell'economia circolare del riuso dei flussi di materia, gli smantellamenti, i cumuli stoccati. Il problema è che quello è stato scritto, non è stato fatto. Lasciatemi dire che è più complicato farlo ora, perché si è scientemente distrutta la società pubblica che avrebbe dovuto, a partecipazione pubblica, che avrebbe dovuto occuparsi, usando risorse pubbliche, di affrontare quei problemi. Adesso bisogna dare quei soldi ai privati. Dunque io penso che, e dico, scusatemi, A, la lunghezza, B, l'accuratezza dell'intervento, ma sono gli anni migliori della nostra vita che si sono dedicati all'interesse generale e alle istituzioni, e senza mai scansarsi, come non si fa nemmeno in questo pomeriggio di fine giugno, così a Foso, non ci si scansa mai e non si scambia la propria dignità anche con ciò che sta sullo sfondo. Io voglio uscire a casa mia, nel mio territorio, ogni giorno, sapendo che cosa penso, di che cosa debba accadere lì. Se poi non se ne vuole tener conto, si combatteranno battaglie politiche. Si evoca l'interesse generale e gli inviti alla responsabilità a distanza. Solitamente parla di Piombino chi non la rappresenta o chi vuole farsi luce con quel territorio perché c'ha una finestra nazionale. Alle volte parla perfino chi l'ha rappresentata e non ha risolto nulla o ha prodotto solo disastri. L'interesse nazionale. Che cos'è stato l'interesse nazionale se non la grande industria? Quel territorio può essere un tempio esemplare di come si cambia la storia in questo paese, perché è più facile di Taranto, ma è sufficientemente complicato per invitare alla complessità amministratori, esperti, studiosi, le bonifiche, l'accessibilità ferroviaria, l'accessibilità viaria, un arcipelago di fronte, un golf, la tecnologia produttiva di prim'ordine, anche nella siderurgia. Se ci avessero detto che questo gas serve anche a cambiare la storia dell'industria lì, responsabilmente uno si siede, non l'ha ancora fatto nessuno. Non l'ha ancora fatto nessuno, non l'ha fatto la parte pubblica e non c'è un industriale che abbia detto bene il rigassificatore perché si cambia la storia. Quindi è lecito che i cittadini siano preoccupati, è lecito che chi ha vissuto questi anni abbia subito quasi come un oltraggio alla volontà di costruire, ai progetti messi in campo, alle tante cose che si sono fatte. A proposito di fatti, io ma non voglio passare per borioso, ma diciamo che sono documentabili i fatti. Mi limito a dire questo. Ci sono gli incartamenti, anche, come dire, quello che non si è fatto lì sono la bonifica della falda, come ho detto, non si è fatta una strada per la quale abbiamo fatto la buca al Ministero dei Trasporti. È una vergogna che in questo paese non si facciano le cose veloci, come alle volte si dimostra persino di fare. 5 anni per fare una strada che è lunga 5,6 chilometri. Ma di che si parla? Ma poi si pretende la fiducia dei cittadini e delle istituzioni. Bisogna dimostrarla la fiducia, la capacità di avere quella fiducia. Quello è un territorio rispetto alla quale la fiducia critica non si può chiedere rispetto a un'impresa di questo tipo. Bisogna prima dimostrare che le cose si fanno, che si portano in fondo e restituire la forza e la dignità alle istituzioni. Quella che è stata pesantemente intaccata da quello che manca ancora lì.
Non basta dire ci sono da anni vi diamo i soldi della cassa integrazione. Le persone vogliono lavorare, vogliono lavorare. Vogliono lavorare anche in un'industria più ristretta, più limitata territorialmente, che lascia spazio ad insediamenti produttivi a più ridotto impatto ambientale, alla rigenerazione urbana di aree recuperate dagli smantellamenti e dalle dismissioni industriali. Ma c'è stato un tempo, io ricordo un convegno del 2006 che organizzammo, si intitolava «Le città e l'industria nel futuro dell'Italia». Arrivarono esponenti di carattere nazionale, la Marcegaglia, Lega Ambiente Nazionale, l'allora ministro era Bersani, venne Giuliano Amato, c'era Enrico Letta, 2006, una settimana, un mese dopo veniva eletto Giorgio Napolitano, capo dello Stato, mi ricordo che Giuliano Amato ne discuteva amabilmente di questo. Il tema è dell'Italia, e finisco, l'ultima cosa che voglio dire, è che non ci si occupa di un giacimento prezioso, che sono i 42 siti di bonifica di interesse nazionale, che sono una risorsa straordinaria per rinnovare il profilo produttivo di questo Paese secondo i dettami, le indicazioni della transizione ecologica che va estratta dai comizi e va portata negli investimenti. Le risorse rinnovabili e l'idrogeno verde si possono fare sul serio. Ci sono i documenti di un anno e mezzo fa che consegniamo al ministro Cingolani. C'era anche questa roba. Hydrogen Valley Hard to Abate nella siderurgia. Proposta Piombino. 30 milioni per le bonifiche nel sito di Livorno, per inciso. Idrogeno anche all'Eni. Noi avevamo fatto queste cose. Non so se poi è servito un rigassificatore per estumularle dall'inazione progettuale che ha riguardato tutti, lasciatemi dire, perché un conto è fare i comizi, un'altra cosa è stare ai tavoli, studiare e mettere giù le cose. Non bastano i documenti di massima, lo dico con la massima complicità costruttiva, perché lo so come si fanno queste cose. Quindi o noi stiamo dentro questa discussione dicendo che questa roba non va bene, poi c'è gli atti produrranno pareri. Io ho visto il documento, un documento che è circolato, io penso che si debba parlare di come si lavora nella città di Piombino per fare quelle cose che ho provato a tratteggiare e che riguardano il futuro del paese a proposito di interesse nazionale. È o no interesse nazionale che si faccia una strada per l'arcipelago? È o no, fra l'altro è già finanziata, quindi non è una compensazione. È o no interesse nazionale che si faccia l'accessibilità ferroviaria fino al porto? È o no interesse nazionale che si bonifichi e si faccia un profilo produttivo di economia circolare lì, che si liberino spazi, che si attraggano imprese anche multinazionali? È o no interesse nazionale? È solo il bombolone l'interesse nazionale? Perché se si deve parlare di Piombino nell'interesse nazionale, solo quando fa comodo, io penso che sia sbagliato, che sia provocatorio e che si può sostenere solo stando negli atti. Ci sarà una procedura di valutazione. Dal punto di vista politico non ho nessuna difficoltà a dire che le persone che sono preoccupate e che non sono quattro massimalisti di maniera che sono sempre per il no, ma sono una larga porzione della popolazione, non solo della città di Piombino, io credo che quelle preoccupazioni vadano rappresentate con statura, con intelligenza progettuale, ma non rinunciando a dire che da un punto di vista politico questa proposta è una violazione del profilo progettuale di ciò che serve a rigenerare produttivamente, socialmente e ambientalmente quella porzione di territorio. Spero che questo non sia letto e tradotto come un'avversione nei confronti di chi che sia, perché non lo è. Penso che sia giusto mettere al centro il progetto e valutare il rigassificatore per quello che è, cioè come una proposta che eventualmente SNAM deve fare, che non ha ancora fatto e che SNAM dovrà fare per conto dello Stato, e metterla sul tavolo tecnico, sapendo che da un punto di vista politico le considerazioni, dal mio punto di vista, che non sono quelle di un passante, sono quelle che ho provato a condividere con i cari colleghi che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie, ringrazio il collega Anselmi. La parola al presidente Stella.
Grazie Presidente. Ho scelto di intervenire dopo il Presidente Anselmi, dopo il collega Anselmi, non naturalmente per non rispetto, conoscendo le regole istituzionali di questa Aula, ma semplicemente perché pensavo di dover ascoltare quello che ha rappresentato in quel territorio la massima espressione dell'istituzione, cioè il sindaco di quel territorio. Mi sembrava giusto farlo e credevo che fosse giusto e quest'Aula ascoltasse. Tante volte abbiamo parlato di rispetto dei territori, di rispetto delle istituzioni, di rispetto degli amministratori locali. In questo caso noi avevamo un amministratore locale e era giusto, prima di parlare, ascoltare quell'esperienza amministrativa, a prescindere dal carattere e dal giudizio politico ognuno di noi può dare, ma quell'esperienza che arriva da quel territorio, che il consigliere, quando ha fatto parte, prima presidente della commissione, ora consigliere, ha sempre rappresentato. Naturalmente, come tutti noi, cercando di parlare di cose che si conosce, ho cercato di approfondire il tema con i nostri rappresentanti sul territorio. Però prima ancora della domanda rigassificatore sì o rigassificatore no, e prima ancora di dare una risposta a questo interrogativo, io onestamente mi sono fatto un'altra domanda, che è: perché un rigassificatore nel 2022? Il tema non credo che sia soltanto dove lo posizioniamo e il dibattito perché è capitato il sito in Toscana, ma credo che il tema sia perché il governo sceglie una proposta energetica che è un rigassificatore nel 2022. Ho cercato di fare qualche approfondimento e mi sono reso conto che la scelta è una scelta anacronistica, cioè la scelta del rigassificatore nel 2022 è una scelta anacronistica, è una scelta che non adotta nessun paese al mondo, anzi, laddove ci sono i rigassificatori si tende a non tenerli più. Nel mondo ci sono, da un'analisi e da uno studio che ho fatto io, 60 rigassificatori, 40 sono in Giappone, gli Stati Uniti ha 4 rigassificatori. Se si pensa di dare la risposta ad un'emergenza energetica come quella che stiamo vivendo noi, dicendo mettiamo un rigassificatore a Piombino e un altro mettiamolo in qualche luogo d'Italia, facendo un segno su una cartina geografica, penso che si faccia, come dire, un errore, non solo un errore di sottovalutazione di scelta di politica energetica ed industriale, ma si faccia anche un torto all'intelligenza di ognuno di noi. Oggi i rigassificatori non solo sono anacronistici, costano nettamente di più rispetto a tutto il resto. Ci vorrà, credo, 2 anni per mettere a regime quel rigassificatore, che mi sembra di aver capito produrrà qualcosa come 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi di metri cubi, 6 miliardi di metri cubi, su un fabbisogno nettamente più superiore. È una toppa a un'emergenza. Ed è una toppa a un'emergenza senza tenere in considerazione dove va il mondo, anzi meglio, senza tenere in considerazione che le politiche energetiche oggi subiscono le direttive europee sulle chiusure delle centrali a carbone. In Liguria ha chiuso una centrale a carbone credo un paio di mesi fa, mentre nel mondo le centrali a carbone continuano ancora ad andare, come se l'inquinamento non fosse un inquinamento globale, come se soltanto alcuni paesi dovessero rispettare i dettami dell'Europa, come se la competitività dei paesi nel mondo non risentisse delle scelte che i paesi poi fanno per le scelte energetiche. E la tanto dichiarata indipendenza economica energetica dell'Italia, che ci vogliono far passare, almeno che ci vogliono raccontare arriverebbe dal rigassificatore, non arriva certo da quel rigassificatore lì, o non arriva perlomeno da quei 2 rigassificatori, perché quei 2 rigassificatori, come sanno meglio di me le persone che studiano e conoscono questa materia, io ho semplicemente chiesto ad amici che si occupano di questo, prendono il gas da altri paesi, non è che noi produciamo gas e lo trasformiamo con rigassificatore, non facciamo altro che importare gas con le navi, trasformare il gas sui rigassificatori e metterlo poi nel, come ha spiegato bene il collega Anselmi, e metterlo poi in rete. In una rete che, la domanda giustamente che si è fatto il collega, è quale beneficio, come tutti noi, quale beneficio porta a quel territorio, quali sono i benefici per le nostre imprese, quali sono i benefici per la nostra regione. Allora, io credo che ancora prima di questa scelta, e mi pare di aver capito che le considerazioni e gli elementi critici degli amministratori locali debbano essere tenuti in considerazione, non possano essere certamente sottovalutati. Non si parla di qualche comitato
che scende in piazza per protestare, e credo che non sia nemmeno giusto dividerci fra il fronte del sì e il fronte del no, fra chi è contro lo sviluppo e chi è a favore dello sviluppo, fra chi vuole andare a tutti i costi avanti e chi vuole tornare a tutti i costi indietro. Credo che il tema di oggi non sia assolutamente questo e che la discussione non debba essere assolutamente incentrata su questo. Penso che il governo, se vuole affrontare in maniera seria e se vuole convincere i territori alle scelte che il governo ha fatto, deve raccontare ai territori qual è la politica, qual è la scelta industriale, qual è la prospettiva, dove va questo paese, se si sceglie di fare le centrali nucleari o si sceglie di non farle, se si sceglie di continuare con l'energia a carbone, non chiudendo, anzi valorizzando alcuni siti e non dismettendoli, o non si vuole continuare con il carbone, se si vuole andare in Europa a dire che dobbiamo essere tutti uguali e che non ci sono paesi di serie A e paesi di serie B, allora sì, la scelta industriale diventa una scelta energetica e non diventa solo una scelta di dove posizionare o non posizionare il rigassificatore, che questa volta tocca fare questa discussione in Toscana, ma diventa una scelta più ampia di politica industriale, di tutela delle nostre imprese e di tutela dei lavoratori. La scelta del sito mi pare quasi una scelta a caso, non una scelta mirata, non una scelta concordata, non una scelta oculata e sicuramente non una scelta concertata con l'amministrazione regionale prima, concertata con le amministrazioni provinciali poi e concertata con le amministrazioni locali che stanno lì, che conoscono le questioni. Non si tratta quindi di dover dire sì o no al rigassificatore a Piombino, secondo noi, né oggi né domani. Si tratta di dover capire dove vuol portare la politica energetica questo governo. Certo, devo dire che dopo l'intervento del consigliere Anselmi capisco l'assenza del presidente Ciani. Dopo l'intervento del consigliere Anselmi capisco l'assenza della Giunta, con tutto il rispetto per l'assessore oggi qua presente. Devo dire, con il rispetto per il presidente Ciani, che non mi è piaciuto il modo di affrontarlo, che non mi sono piaciute le esternazioni sui giornali, compresa quella dell'assessore Marras, perché voglio ricordare che il presidente Ciani non è stato l'unico di questa Giunta ad esprimersi per un sì, e ad esprimersi per un sì chiaro. Insieme a lui l'ha fatto anche l'assessore Marras. Non mi piace la parola compensazione quando si parla dei territori. È un grandissimo errore dire che faccio una scelta pianificatoria perché poi otterrò delle compensazioni per i cittadini. Non è così che si governano i processi, e non è così che si governano i processi quando si fanno degli insediamenti che sono, a detta di tutti, insediamenti delicatissimi. E non mi è piaciuto nemmeno la consegna. Il presidente prima diceva: leggo sui giornali le comunicazioni prima ancora che vengo in aula. Ma io sui giornali ho letto i virgolettati del presidente che non stavano all'interno di quella comunicazione, perché se volessi commentare quella comunicazione direi: vengo venerdì in consiglio comunale a sentire quello che dice il presidente. Oggi ha sciolinato una serie di dati e naturalmente noi non siamo in grado di replicare a quei dati. Oggi ci ha raccontato un memorandum, 10 punti, scopro dal collega Petrucci, non condivisi con l'amministrazione comunale, mi sembra nemmeno condivisi con parte o con il Partito Democratico. Sicuramente non chiedevamo di averli condivisi, ma perlomeno di leggerli prima dell'intervento in aula, per dare un giudizio, per fare un intervento magari più consapevole, perché avevamo avuto modo di leggere le ipotesi, i dati, perché avevamo avuto modo di leggere in maniera completa la comunicazione che oggi ci ha fatto il Presidente. Ecco, chiudo dicendo che io non sono di quelli che si esprime, essendo materia complicatissima e difficilissima, sulla domanda a Piombino rigassificatore sì o rigassificatore no. L'ho visto che l'hanno fatto esponenti politici. Il consigliere Anselmi ricordava il presidente Tajani che ha detto sì al gassificatore, con il quale naturalmente io ho avuto modo di parlare. Fra l'altro ho letto anche, sono andato a ricercarmi
un'intervista del sindaco Anselmi in tempi non sospetti, quando ringraziava il lavoro del presidente Tajani quando era commissario per l'impegno che ha messo su quel sito e quindi che ha messo su Piombino. Ho letto altrettanto le parole del segretario generale, del segretario regionale del Partito Democratico, che ha la stessa posizione del presidente Tajani: sì al rigassificatore. Ecco, io credo che sia un errore di impostazione culturale, di mancanza di rispetto nei confronti delle amministrazioni comunali. L'abbiamo fatto questa discussione soltanto ieri per quanto riguarda la legge di semplificazione, chiamiamola così, urbanistica. Ecco, io credo che quando si va a trattare questi temi, prima ancora ci dobbiamo domandare se quel rigassificatore serve. Se serve al paese, se serve alla comunità toscana, se serve alla comunità di Piombino, o se quel rigassificatore è semplicemente una toppa rispetto ad un processo invece che a un processo più complesso, che richiede più competenza, che richiede sicuramente più visione. Per questo concordiamo con le parole che abbiamo sentito qua in aula, crediamo che occorra più approfondimento, crediamo che occorra più rispetto da parte del governo per le prese di posizione di tutti noi e per le prese di posizioni del nostro territorio, fino a che non vedremo anche i dati tecnici, non possiamo certamente esprimere nessun tipo di posizione. Sarebbe sbagliato, sarebbe un non senso esprimere una posizione su una questione così delicata senza conoscere le questioni. Siamo aperti al confronto, non tifiamo né per il partito del sì né per il partito del no, e chiudo in questo caso, tifiamo per il partito della Toscana. Non risulta iscritto, ma ha chiesto la parola da tempo, non riesce a iscriversi da remoto, il portavoce dell'opposizione Marco Landi. Quindi, prima di dare la parola alla collega Spadi, chiedo al collega Landi di intervenire. Prego. Sì, grazie Presidente. Mi scuso, ma è il primo collegamento da remoto che faccio in consiglio, non chiaramente per volontà, e mi scuso. L'intervento che vorrevo fare è un intervento che ho dovuto stravolgere perché pensavo di riferirmi al presidente Gianni, e pensavo di farlo in virtù del fatto che ci ha presentato quella paginetta e mezzo che abbiamo letto in meno di un minuto e che non ci ha portato nessun tipo di valore aggiunto rispetto al ruolo che lui ha accettato da parte del governo. Oggi ha parlato in aula per circa mezz'ora dicendo cose ben diverse da quelle che sono scritte in quella comunicazione, e ho avuto quasi la sensazione, ripeto, mi dispiace di non poterlo vedere in faccia, perché con tutto il rispetto che ho per l'istituzione del presidente della regione, credo che questa nomina di commissario non possa essere pensata, e non voglio che il presidente creda di avere l'ennesima medaglietta addosso sulla giacca di una nomina che in realtà porta con sé una mancanza di azione politica che purtroppo non viene più svolta. L'altro giorno abbiamo partecipato, abbiamo visto che c'è stato questo incontro con i sindaci della Val di Cornia, che ha convocato il presidente per comunicare e fare un incontro anche con SNAM, e tutti i sindaci della Val di Cornia si sono espressi in maniera contraria. E allora dico: chi rappresenta il presidente della giunta regionale quando tutti i sindaci di quel territorio manifestano, al di là della bandiera politica che rappresentano, come sindaci veri e quindi come portatori di quei sentimenti delle loro comunità territoriali? Io credo veramente che le garanzie e tutto quello che noi abbiamo come informazione di questo progetto derivino da una società, da un'azienda, la SNAM, che è quella che poi deve fare l'opera. E allora non ho il minimo dubbio nel pensare che questa società possa dire che vada tutto bene, che andrà tutto bene in quest'opera che evidentemente
il governo ha deciso, ma le garanzie non ce le deve dare la società che fa l'opera. Noi le garanzie le vogliamo, le garanzie ambientali, in particolare le vogliamo dal governo. E è qui che manca l'azione e l'interlocuzione politica. Al punto 10 di quell'elenco, di questo memorandum buttato lì su un foglietto, quasi se andiamo in una scuola elementare di Piombino e chiediamo a uno studente della prima elementare di mettere 10 cose da fare in compensazione a un'opera strategica nazionale, beh, penso che andiamo molto vicino a quello che è l'elenchino che ci ha proposto il presidente Gianni, un elenchino veramente preoccupante. Parto dalla fine: sostegno al settore dell'itticoltura, parole testuali del presidente, per l'eventuale contraccolpo sul mercato che potrà avere. Cioè, qui si fa già una ammissione di responsabilità su quello che è il mercato, che copre oltre il 60% del mercato ittico di allevamento nei nostri supermercati, nelle nostre case. Un polo ittico che chiaramente manifesta preoccupazioni, e chi gliele dà le garanzie e le compensazioni dopo, quando sarà soltanto una questione commerciale? Mettetevi nei panni di un buyer di Coop, di Esselunga, di qualsiasi grande distribuzione, grande distributore che viene fornito da questo polo. Io non lo so se voi comprereste il pesce da un allevamento che ha a breve distanza il rigassificatore, ma il problema non è tanto l'immagine, questa immagine anche brutta di questi bomboloni su questa nave. Il problema è che quello che dice SNAM, e ancora una volta ripeto, purtroppo lo dice solo SNAM e non ce lo dice il governo, questo impianto dovrebbe mantenere l'acqua che viene usata per il raffreddamento all'interno del porto, e su questo io ho dei forti dubbi per vari motivi. Uno, perché conosco i venti di quella zona. Due, perché l'impianto a regime sverserà una quantità di 18.000 metri cubi ora di acqua, con le seguenti caratteristiche: un abbassamento della temperatura dell'acqua riversata di 7 gradi centigradi rispetto a quella emunta. Cioè, vuol dire che se in un'ora prelevo 18.000 metri cubi di acqua a 12 gradi, ne riverso altrettanti, ma a 3 e a 5. Quindi vado a raffreddare quella che è la situazione marina circostante. Le stesse acque verranno poi addizionate di ipoclorito di sodio, varichina, candeggina, in quantità di 0,2, faccio ragionamento al di là dei numeri, cioè per non andare nello specifico, quest'acqua chiaramente viene trattata, come sappiamo, da ipoclorito di sodio, e sversa una quantità giornaliera di 86 kg. E quindi sono quantità che diventano molto importanti, perché se quest'acqua, come dice SNAM, deve restare all'interno del golfo, la domanda e le osservazioni che ci vengono da fare è fino a quando, vista la limitatezza dell'ambiente d'Arsena, perché quello è circoscritto dai moli e quindi anche dall'apertura, ma comunque l'ambiente d'Arsena è quello, fino a quando l'emungimento sarà diverso dal riversamento, cioè fino a quando, sempre nel caso di acqua a 12 gradi, si continuerà a pescare acqua a quella temperatura, o magari invece ad un certo punto quell'acqua che viene sempre riversata a una temperatura più bassa sarà a 10, 8 gradi, quindi a gradi più bassi, perché è chiaro che se prendiamo acqua più calda e costantemente buttiamo giù acqua più fredda, poi a un certo punto questo spazio marino che noi abbiamo si conclude. E su questo le simulazioni eventuali che SNAM propone di fare non danno una risposta, e quindi evidentemente poi quest'acqua uscirà dal golfo e andrà sicuramente a impattare con quello che è l'ambiente esterno alla Darsena. L'altro aspetto e l'altra osservazione da questo punto di vista è quanto residuo chimico si accumula nel tempo e con quali conseguenze.
e anche a questo sinceramente risposte non ce ne sono. Ma quello che poi potrebbe fuoriuscire dalla Darsena va a impattare non solo che quello viene chiamato il santuario dei cetaci, quello che è stato definito anche con uno scenario poetico, un lago, e sicuramente con la vista dell'arcipelago ritrova anche una diciamo una un valore ambientale molto importante, senza poi parlare dell'altro aspetto molto molto importante sulla sicurezza, accanto al punto dove dovrà andare a collocarsi la nave metaniera è cantierato un porto turistico che prevede diverse centinaia, 800 circa barche, e la domanda anche qui: voi comprereste un posto barca in un approdo turistico a poche centinaia di metri da dove si pone una nave metaniera di quel tipo? E poi il traffico marittimo che va e viene per le isole dell'arcipelago, ma anche per la Corsica e per la Sardegna. Nei mesi di luglio e agosto, in alta stagione, siamo intorno a 120 navi che passano da quella bocca di porto, e quindi quando verranno fatte le azioni di rifornimento con la nave gemella che andare ad affiancarsi a questa nave che rimane in porto, che cosa succederà? Si bloccherà il traffico marittimo? Questo chiaramente è un aspetto che riguarda la questione del rigassificatore, cioè siamo già nel tema, ma in riferimento anche a quello che diceva il presidente Gianni e al suo collega dell'Emilia-Romagna, io quando sento parlare Bonaccini sento sempre parlare in maniera molto molto chiara che quell'opera offshore viene fatta al largo. E Bonaccini ripete costantemente al largo, e c'è una bella differenza tra quello che è il largo che si può pensare di una piattaforma offshore come quella fuori Livorno, che come giustamente è stato ricordato anche credo dalla collega Noferi, ha avuto un iter di approvazioni che è durato per oltre 10 anni, chiaramente va a trovare una dimensione molto diversa. Ma quello che è il decalogo di questo memorandum imbarazzante a mio modo di vedere, e punto punto cercherò di dirlo anche se non riuscirò a tracciarlo tutto, è, come ha detto bene anche il collega Anselmi, cioè si parla di questioni che sono trattate anche ben prima del rigassificatore. Ora non entro nel merito di tante cose perché non voglio farne una questione di battibecco, di bandiera politica su chi è il sindaco di Piombino oggi e di chi lo sarà in futuro o di chi lo è stato, però sicuramente è giusto oggi avere una dimensione di quello che la nuova amministrazione comunale, ma il sindaco, che è il sindaco di tutti i cittadini, con il patto per Piombino, con il quale ha dato una prospettiva al territorio sicuramente diversa rispetto a quello che poteva essere stato fatto prima. Penso che che il presidente Gianni ci debba dire, oltre agli aspetti tecnici e quindi a quali saranno le simulazioni di lungo periodo, anche quali sono state le interlocuzioni a livello tecnico con l'amministrazione comunale, se è stato messo a conoscenza o se sono stati fatti degli incontri con l'amministrazione comunale, con l'autorità portuale, di sistema portuale, che purtroppo oggi ha la sede a Livorno e ha perso quella di Piombino, ma dico, è a conoscenza di quello che prevede la pianificazione, il piano strutturale che l'amministrazione comunale di Piombino ha messo in piedi e che andrà ad approvare il Consiglio Comunale? Ha chiaro quelle che sono le strategie dell'autorità di sistema portuale per quanto riguarda
il porto nella sua complessità e nelle sue varie aree, che a mio modo di vedere andrebbe veramente rivisto, perché è una, tra l'altro, ha una complessità di gestione imbarazzante e andrebbe sicuramente rivisto. Ma veramente si può pensare, e questo è un altro punto, al rilancio del polo siderurgico? Cioè, veramente si tiene 1600 persone in cassa integrazione, ma la cassa integrazione a livello economico, quando la cassa integrazione a livello economico, quando supera i 6 mesi, un anno, ma si può chiamare sempre misura d'emergenza e cassa integrazione? Ma veramente quella è la tutela dei lavoratori o sminuisce questi lavoratori? Perché è passato un anno e mezzo, 6 mesi, 2 anni, si può parlare ancora di cassa integrazione? Ha superato il termine Landi, io le sto concedendo altri minuti anche in funzione del, del minutaggio della Lega. Non avevo visto, cioè non posso vedere, ma vado a concludere, grazie Presidente. Quindi si può parlare davvero, cioè c'è qualcuno ancora che pensa? Sicuramente nel piano strutturale di Piombino è previsto il forno elettrico, sicuramente è prevista una riduzione del polo siderurgico, sicuramente Piombino è da 150 anni forse più o meno che attraverso il polo siderurgico, la centrale termoelettrica, tutte quelle cose che sono state ricordate fin qui, ha fatto l'interesse nazionale. E parlare oggi della nave metaniera a Piombino deve essere fatto prima di tutto valutando l'aspetto psicologico di un cittadino di Piombino, perché veramente credo che non si possa, che ci voglia veramente bisogno di responsabilità, ci voglia veramente bisogno di ragionare in termini ampi ma con grande concretezza. E chiedo cortesemente al Presidente di togliere anche il punto 6, e non vado a elencare gli altri, che purtroppo per motivi di tempo non posso farlo, ma il primo lotto della 398 c'era stato detto che era già cantierato in questi mesi, ad aprile del 2022, a giugno del 2022, già finanziato. Per favore lo tolga, perché quello sembra veramente una presa di giro nei confronti dei cittadini di Piombino. Grazie. Perfetto, grazie. Ho concesso al Presidente Landi alcuni minuti in più in funzione del fatto che comunque la Lega ha un'ampia disponibilità ancora non utilizzata oltre il minutaggio del portavoce dell'opposizione. Ha chiesto di intervenire Spadi, prego. Sì, grazie Presidente. Penso che quest'oggi noi stiamo discutendo di una questione estremamente delicata che riguarda tanti settori della nostra vita e anche del territorio che io rappresento. Come ricordava Gianni Anselmi, Piombino è una punta del Golfo di Follonica. È un territorio che ha ovviamente una vocazione turistica, non dimenticandoci che davanti abbiamo un arcipelago, il parco dell'arcipelago. Ma c'è anche da dire che ci sono delle responsabilità che noi dobbiamo tenere presente, che sono delle responsabilità a cui veniamo chiamati da un'emergenza, che è l'emergenza della guerra in Ucraina e che è la ragione di Stato. Capisco che questo però non ci deve distogliere dal rassicurare ed avere garanzie, e ringrazio il Presidente Gianni che oggi ci ha detto che lui è commissario per fare il garante di tutti i cittadini, che siano essi piombinesi, follonichesi o grossetani, perché in qualche modo questo riguarda anche tutta la costa maremmana. Quindi voglio dire, voglio vedere la sua figura in questo senso, come garante di quei cittadini, e vorrei dire che io mi ritengo una che crede nella scienza fortemente, e quindi credo che ci vogliano dei pareri tecnici, perché
è semplice parlare per noi, ma in realtà, cioè, voglio dire, se devo parlare di medicina forse mi può essere semplice, ma se devo parlare di certe situazioni, ovviamente è molto facile andare su internet e leggere che si sversa 18.000 metri cubi d'acqua e che si viene messa in mare la varichina, eccetera eccetera. Credo che questo debba essere chiesto a dei tecnici, che non debbano essere... Guardi, consigliera Spadi, che lo dice SNAM questo, per cortesia, rispetto. Però stavo parlando, consigliere Landi, io t'ho ascoltato in silenzio. Comunque, dicevo, al di là di questo, credo che quelle che sono le ripercussioni debbano essere fatte da tecnici e non solo dello SNAM. In ogni caso, il Presidente ci ha anche detto che prima di arrivare alla firma e alla fine del progetto ci sono 30 pareri, e in questi 30 pareri, oltre a pareri ministeriali, leggo anche pareri di Vigili del Fuoco, che vi ricorderei che sono l'autorità assoluta per quello che riguarda certi tipi di sicurezze. E sicuramente mi sembra anche che venerdì, se il Presidente va in Consiglio Comunale a Piombino, non è che vuole completamente commissariare il Comune di Piombino e non vuole considerare quello che è il territorio e quella che è la voce del territorio. È chiaro che dovrà ascoltarli. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che divento possibilista e chiedo maggiori ragioni, certezze di tipo tecnico per quello che è la sicurezza degli abitanti di Piombino e di tutte le persone che abitano nella zona, che chiedo ovviamente una sicurezza ambientale, un monitoraggio attento e costante, che chiedo di fare delle valutazioni ulteriori e magari di riavere comunicazioni di quello che sarà la procedura e il processo. Ma con questo voglio dire, teniamo conto che per me la figura del Presidente diventa comunque una garanzia per tutti i cittadini. Grazie. Perfetto, grazie. Sì, chiedo al collega ovviamente Landi di non intervenire, anche se in remoto ovviamente, ma nel rispetto dei colleghi quando sono intervenuti. Comunque lasciamo quella piccola situazione a se stessa. Ci sono altri interventi? Perché se non ci sono, io procederei con le votazioni dei... Ah, ok, abbiamo Capecchi, prego. Scusatemi, libero, Tanto tempo vado io. Grazie Presidente, cerco di andare veloce, ma l'argomento è complesso. Innanzitutto chiederei al Presidente di farci avere, non so se l'ha detto prima, se l'ha già chiesto qualcuno, i documenti che lui oggi ci faceva vedere a distanza, compresa la nave e le fotografie che ci ha mostrato. Io penso che sia doveroso nei confronti del Consiglio regionale. Tra l'altro, io rimando al mittente il ragionamento sulla dignità, penso che quando uno fa un'accusa del genere, innanzitutto sta tutto il giorno a sentire quello che dicono gli altri e poi eventualmente parla di... Capito. Presidente, io non lo sapevo, Presidente, ma che discorso è? Io sono disumano. Questo è peggio del bidone al posto del cuore, ma che si parla? Entriamo nei canoni della discussione. Sa quante questioni manco io a casa mia perché sono qui dentro? Sa quante? Ma soprattutto, scusate, poi vorrei recuperare questo tempo. Nessuno ha disturbato la dignità di nessuno. Se uno però mi dice non prosegua. È dignitoso il dibattito e poi si leva dalle scatole, permetterà, Presidente, qualcuno lo sottolinea. Se sono questioni familiari, ovviamente per me hanno la priorità. Prosegua, tra l'altro, Presidente, prosegua, Capecchi, riprenda il suo tempo di essere recuperi veloce, il tempo iniziale. Prego. Voglio mettere agli atti che è singolare, siccome mi è parso di capire la discussione sul CEU non si fa neanche stasera, il contingentamento dei tempi, perché si deve fare una discussione che non si farà. È un'altra vicenda tutta particolare di questo Consiglio regionale. Io sono stato eletto per parlare, possibilmente di fronte a quelli che mi devono ascoltare, poi giudicherà se sono, come dire, considerazioni positive o negative, non per parlare a una sedia. Detto questo, il primo punto che è sbagliato secondo noi, poi chiaramente ci sono fini giuristi a livello nazionale di questa operazione che è evidentemente politica, è la nomina come commissario di un'opera di interesse nazionale del Presidente della Giunta regionale,
che ha per statuto altri compiti, compreso quello di rappresentare la nostra comunità nei confronti sia del governo nazionale che dell'Europa. È ovvio che se uno viene nominato commissario per realizzare un'opera sarà in difficoltà, ergo, secondo me, ignorantemente, in conflitto di interessi, quando in realtà poi, anziché rappresentare i cittadini, deve rappresentare il governo che quell'opera ha già detto che la vuole. Qui non si sta discutendo se farla, mi rivolgo soprattutto ai colleghi del PD per uscire da questo imbarazzo, apprezzando molto l'intervento del consigliere Anselmi. Qui non si sta discutendo se farla, qui si sta discutendo quando, anzi entro quando farla, perché il decreto, il 50 del 2022, fissa termini stringenti, 120 giorni, e dice che l'autorizzazione che rilascerà il presidente Gianni in qualità di commissario sostituisce tutte le autorizzazioni necessarie, compreso l'antincendio, tanto per essere chiari. Le sostituisce, le assorbe tutte. Perché? Perché c'è una dichiarazione di interesse strategico nazionale su quest'opera, cioè è la vittoria del sovranismo nazionale. Permettete, ma naturalmente questa è l'esaltazione del sovranismo nazionale in termini energetici, ma evidentemente a fronte di una crisi che non ha eguali, il governo fa un provvedimento che non sta in piedi, mio modestissimo parere, dal punto di vista amministrativo, ma che ha la finalità di fornire al nostro paese una fornitura di gas che altrimenti manda fuori giri il sistema produttivo del paese. Però guardate, non è vero che non si poteva fare altrimenti. Qualcun altro ha detto non si vuole noi il rigassificatore, perché i primi giorni si parlava anche di Taranto, ve lo ricordate? Taranto è finita fuori da questa partita, che il Presidente della Regione ha detto noi non si vuole. La Regione avrebbe potuto, è a nostro dovere, a nostro pensiero, avrebbe potuto e dovuto stare dalla parte della comunità, non prendere posizione a favore o contro, Presidente, ma fare in modo che le strutture regionali tutte svolgessero fino in fondo il loro compito per garantire la Regione, i cittadini, ma tutto piombinesi e tutti gli altri a seguire, come qualcuno ha già detto. Invece, con decreto di poche ore fa, il Presidente, in qualità di commissario, e io lo capisco, non può mica fare altrimenti, ha creato una struttura, colleghi, non so se lo volete leggere, perché se non credete al sottoscritto, è l'ordinanza commissariale numero 86 del 28 di giugno 2022, in cui naturalmente ha messo dentro la struttura dell'ufficio del commissario il settore attività legislativa e giuridica, il settore via e VAS della Regione. Ma di che si parla? Il commissario Gianni ha detto che il settore via e VAS della Regione fa parte della struttura del commissario. Il commissario che compito ha? Leggetevi quello che è il decreto 50-2022, ha il compito di realizzare l'opera, punto. Non di discutere, di realizzarla, punto. Ancora, dentro l'ordinanza c'è scritto che il sistema servizi pubblici locali, energia, inquinamento e bonifiche fa parte della struttura commissariale, il settore delle autorizzazioni ambientali, il settore tutela della natura e del mare, la direzione mobilità e naturalmente l'ARPAT. Anche l'ARPAT fa parte della struttura commissariale. Quindi voi capite bene che è in nuce il conflitto di interessi, è evidente, perché da una parte ci dovrebbe essere colui che è eletto, ma non lo dico io, Presidente, lo dice naturalmente il nostro statuto, il quale sostiene che la Regione si basa su tutta una serie di criteri, fra cui per esempio leggo la lettera V dell'articolo 4, riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle diverse identità culturali, sociali ed economiche. Quindi teoricamente noi dovremmo difendere i nostri territori, dovremmo naturalmente, ai sensi dell'articolo 5, assumere a base delle proprie azioni i principi e i diritti del presente titolo, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione. E chi lo rappresenta tutto questo? Il Presidente. Concludo, perché il tempo è tiranno naturalmente rispetto a quello che dicevo prima. L'esemplificazione massima è la PRIS del PD, che chiede al Presidente di impegnarsi a fare cosa, visto che è nominato commissario. Il Presidente non può assumere nessun altro impegno che quello che gli ha conferito il Governo. Vi invito, colleghi, a leggere, se non l'avete fatto, in dettaglio il decreto 50-2022, lì c'è scritto tutto quello che il commissario Gianni deve fare. Evidentemente poteva non accettare l'incarico dichiarando la presenza di un conflitto di interessi a favore dei cittadini toscani. Il Presidente legittimamente ha fatto una scelta diversa, ma è ovvio che si discute dei tempi di realizzazione, non se fare o non fare il rigassificatore. Grazie. Perfetto, grazie. Ci sono altri interventi? Ceccarelli, prego. Grazie, Presidente.
Ho ascoltato attentamente la comunicazione del Presidente Gianni e l'ho anche apprezzata, come molti hanno detto, ben più ricca di quella che ci è arrivata scritta ieri. E noi intendiamo come gruppo consiliare e spero come consiglio, anche attraverso un documento che abbiamo presentato, dare forza al Presidente Commissario Gianni relativamente alle cose che qui ci ha riferito. Intanto noi partiamo da un assunto. Abbiamo parlato, abbiamo sentito il Governo e il Ministro Cingolani parlare in riferimento a Piombino di un interesse nazionale. Beh, per noi eventualmente c'è un ulteriore interesse nazionale che riguarda Piombino, perché l'interesse nazionale era già presente prima e riguarda tutti gli aspetti che sono stati ben definiti dal collega Anselmi. Per cui quando dal 2013 sono stati approvati degli accordi, poi aggiornati, risottoscritti, quando si parla di salvaguardia dell'occupazione, quando si parla di rigenerazione produttiva del sito, del risanamento ambientale e della realizzazione delle infrastrutture nazionali, parliamo di un interesse nazionale, non è che parliamo di un interesse di una città di 40.000 abitanti, perché in quel sito siderurgico, tanto per dirne una, sono state realizzate tutti i binari che sono stati poi collocati nel paese e forse anche oltre. E se lì oggi siamo in presenza di un inquinamento, c'è un inquinamento perché lì si è sviluppato un interesse nazionale che è stato quello di creare, cioè, dei prodotti, dei manufatti che sono serviti al paese, non è che sono serviti a Piombino e basta. Quindi noi crediamo che dobbiamo partire da quelle che sono le esigenze, da quelli che sono i problemi da affrontare, anche aggiornandoli, perché alcune cose, come quella della creazione magari di un distretto delle rinnovabili, sono cose che probabilmente si aggiungono anche in virtù degli sviluppi di quello che sta avvenendo in questa fase del PNRR, della transizione ecologica verso un'economia più verde. Ecco perché noi poniamo prima di tutto l'attenzione sulla necessità di attivarsi tempestivamente e assieme ai rappresentanti locali, andando, come dire, a colmare un gap che il governo e il ministro invece hanno prodotto. E da questo punto di vista il fatto che il presidente sia stato nominato commissario può essere un valore aggiunto, perché da questo punto di vista può garantire più di un dirigente o di un burocrate ministeriale, cioè, la possibilità e l'autorevolezza di potersi rapportare con un territorio. Dice: ma il Presidente nominato commissario deve fare... No, il Presidente commissario ha ovviamente dei compiti, ma noi chiediamo, e lui ha detto, che questa realizzazione, relativamente, come dire, poi non è nemmeno una realizzazione, questa presenza della nave metaniera si può fare a determinate condizioni. Se le condizioni non ci sono, noi vedremo cosa è previsto, il commissariamento del commissario, cioè, non lo so, ma il fatto che ci sia, dire, nella presenza del Presidente della Regione la possibilità di rapportarsi con il territorio, io, come dire, non lo metterei tra le questioni che rappresentano un problema, ma semmai un'opportunità maggiore.
A Piombino, cioè, oramai c'è un tema del rilancio della siderurgia ecologica e quindi anche del recupero dell'occupazione, che è lì da tempo. Cioè, allora io mi chiedo, ci sono delle responsabilità bipartisan, per esempio, ma riferimento a quello che ho sentito dal collega Landi, il ministro Giorgetti, cioè in questa fase cosa ha fatto relativamente a questo problema? Quali sono state dal punto di vista anche dei rappresentanti locali gli atti o le iniziative che sono state poste in essere perché, cioè, queste cose venissero ottemperate, ripeto, ottemperate in virtù di accordi firmati che non possono oggi essere cambiati in compensazione. Il tema delle bonifiche veniva detto, cioè, Invitalia è incaricata di farle, quante sono? Guardo la collega Fratoni che aveva, vuol dire, un'interlocuzione diretta, quanti sono stati i solleciti, i richiami, ancora è stato detto non abbiamo il progetto esecutivo. Il tema delle infrastrutture, viva Dio, forse sono le questioni che sono avanzate un po' di più, perché la 398, il primo lotto, è stato non solo finanziato ma anche progettato e appaltato. Poi sappiamo quali sono le difficoltà di realizzare e i tempi nel realizzare le opere pubbliche. Il secondo lotto è stato ottenuto nei finanziamenti del PNRR, ma anche di questo, come dire, si parla da tempo. Diciamo la verità, le cose che hanno marciato più in fretta sono quelle che riguardano il porto, che anche lì sono state realizzate con un commissario che era stato individuato nell'allora presidente della regione. E contrariamente al governo e ai governi, che la regione toscana ha individuato su Piombino un interesse regionale e nazionale, è dimostrato dal fatto che ci abbiamo messo più di 100 milioni, cioè per la riqualificazione del porto, per il pescaggio a 20 metri. Quindi allora cioè, io credo che se fino ad oggi qui qualcuno ha dimostrato un'attenzione nei confronti di Piombino, questa è la regione toscana di prima e di ora. Ecco perché noi riteniamo che questo sia il primo interesse nazionale, non siano le compensazioni. Dopodiché, vuol dire, non ci sottraiamo, perché io, come dire, ho notato un certo calo di patriottismo in certe forze politiche, anche alla proposta che è stata rivolta in una modalità che noi non riteniamo adeguata da parte del governo, che è quella della nave metaniera. Però, senza entrare da parte mia, e credo che insomma qui dentro siano pochi quelli che se lo possono permettere, su troppi elementi o approfondimenti tecnici, noi diciamo delle cose molto semplici. Prima eventualmente di procedere, di assumere delle decisioni definitive, noi vorremmo che ci sia chiarezza e che ci siano tutte le garanzie rispetto alla sicurezza delle tecnologie adottate, che ci siano le garanzie per la operatività del porto, soprattutto anche in riferimento ai collegamenti con l'isola d'Elba, perché, cioè, questo è un aspetto assolutamente rilevante, e alla permanenza eventuale del rigassificatore, perché questo è un altro punto derimente. Cioè, siccome
la fiducia complessiva poi nelle istituzioni è quella che richiamava Anselmi, anche questo deve essere un punto chiaro, e questo credo che dire il presidente commissario, cioè, si premurerà su queste cose di avere chiarimenti e certezze, non come dire da noi, perché qui ho sentito da una parte un decalogo delle sciagure che sono successe o che potrebbero succedere, cioè dall'altro approfondimenti tecnici, no, queste cose ce le deve dare chi ha le potenzialità e che ha gli strumenti di darle, e credo che il presidente Ciani da questo punto di vista, come ha detto, si premurerà averle, così come noi crediamo che ci debbano essere delle garanzie rispetto alla sicurezza ambientale delle acque marine, tenendo anche conto delle attività ittiche che lì si svolgono. Quindi noi chiediamo che queste cose siano chiare e siano, mi verrebbe a dire tra virgolette, per quanto è possibile, certificate. Questa mi sembra una posizione seria, perché se è vero come ho ascoltato che le preoccupazioni dei cittadini, soprattutto quelli che abitano lì in città, sono legittime, io credo che meno legittimo invece, o comunque non proprio di chi rappresenta le istituzioni, sia quello di incentivarle e di cavalcarle. Cioè io credo che ci debbano essere come dire delle posizioni, delle assunzioni di responsabilità che guardano alla tutela di un territorio, di una città, di un arcipelago, e che si rendano conto se è possibile contemperarle con il secondo interesse nazionale che ci viene proposto. Ma come vedrete anche al documento a noi presentato, noi partiamo da quello che è un interesse nazionale preesistente, e le cose vanno viste eventualmente nel suo complesso, non con un'accelerazione di un aspetto a discapito di quello che invece è in maggiore ritardo. Perfetto, grazie Torselli, hanno ancora un po' di minuti Fratelli d'Italia, credo, prego. 6 minuti, prego. No, 10. Bene. Quindi ce li hanno ricontingentati in corso d'opera, perché erano 25, abbiamo spesi 15, comunque, cerco di andare veloci. Allora, sgomberando il campo intanto da un aspetto, quello che qualcuno possa pensare che Fratelli d'Italia come partito, come amministrazione, quando siamo chiamati dai cittadini a governare, sia il partito del no, ossia il partito del not in my garden, nessuno dei due casi. E lo abbiamo dimostrato proprio a Piombino. Lo abbiamo dimostrato proprio a Piombino quando il fatto della costa di Adema, una nave carica di turisti, in quel caso positivi al Covid, vagava nel nostro mare, e Piombino è stata la città, grazie al sindaco Ferrari, che ha chiesto che questa nave venisse ormeggiata nel porto di Piombino e lì rimanesse fino a quando non si negativizzassero i passeggeri. Piombino ha dato tanto, ha dato forse più di tante altre città, sia alla pandemia che alla crisi economica. Lo ricordava prima il collega Anselmi e lo ricordava con cognizione di causa quanto abbia dato e quanto la riconversione da città industriale, da città siderurgica, da città della produttività tentasse di sfruttare quelle risorse che Madre Natura le ha dato anche da un punto di vista naturalistico e ambientale per diventare città del turismo. E lo racconta non Francesco Torselli, lo raccontano tanti operatori del mondo dell'itticoltura, del mondo della pesca, del mondo della coltivazione, che nei giorni scorsi su tanti giornali toscani sono stati intervistati da chi va ora a occuparsi di Piombino e del rigassificatore, e raccontano di come questa città oggi,
oggi, e lo dico non per attribuire meriti esclusivamente all'amministrazione comunale di oggi, sarebbe fin troppo ridicolo e anche ingiusto limitare i meriti all'attuale amministrazione comunale, ma un percorso, e la città ha intrapreso, e lo raccontano gli operatori, che oggi è una Piombino, una città che inizia a vivere anche di turismo, inizia a rivedere i ristoranti, inizia a rivedere i locali, inizia a rivedere l'indotto turistico, riportare vita nella città di Piombino. Allora perché no al rigassificatore, se non siamo il partito del no, se non vogliamo che essere tacciati di questo? Perché non ci sono piaciuti alcuni metodi. Non ci è piaciuto che il 6 aprile il ministro Cingolani annunciasse la scelta di Piombino come porto che doveva ospitare la nave metaniera. Il 6 di aprile. Eugenio Giani, commissario, arriva il 9 di giugno. Quindi, ammesso e non concesso, Presidente, che lei oggi possa fare da garante nel suo ruolo di commissario, con tutte le criticità espresse prima dal collega Capecchi, che non ricito per questioni di tempo, abbiamo dei dubbi su questo, perché lei è chiamato a fare e a realizzare un progetto, non a decidere su quel progetto, ma sicuramente, essendo anche il governatore della nostra regione, mi auguro che non voglia decidere sempre e soltanto contro l'interesse di una porzione di città che deve governare. Ma a me, se non concesso questo, lei è arrivato comunque 2 mesi dopo una scelta che il governo aveva già fatto, parlando di una relazione che nessuno aveva visto, e oggi si continua in quella direzione, arrivando a presentare un decalogo che io non chiamo compensazioni, perché come il collega Stella mi fa rabbrividire questa parola, ma chiamo comunque forme di tutela per la città di Piombino, e queste forme di tutela per la città di Piombino arrivano oggi elencate in quest'aula da lei, scelte non si sa da chi, ma scelte in un ufficio, in un palazzo lontano 300 chilometri da quei cittadini di Piombino che pagheranno sulla propria pelle quelle scelte. Perché a me risulta, io spero di essere smentito dalla sua replica, Presidente, che nessuno da Piombino ha condiviso quei punti, che nessuno da Piombino le ha dato indicazioni su quali potrebbero essere i punti da inserire in quel decalogo. Io spero di essere smentito, ma oggi è così. Perché, e arrivo anche alle motivazioni che hanno spinto, credo, il sindaco Ferrari a mettersi a capo di una città, non soltanto in virtù della fascia tricolore che indossa al collo, ma anche della presenza di piazza, i dubbi sono quelli che le rassicurazioni che non arriveranno danneggiamenti ambientali arrivano esclusivamente da chi quella piattaforma la deve costruire, arrivano da SNAM e non sono sufficienti. Apro e chiudo una parentesi su SNAM, siccome ne parlavamo prima, e qualcuno ha scritto dichiarazioni attribuite a me e al collega Petrucci che avrebbero in qualche maniera insinuato che lei abbia dei legami con SNAM. Io non ho mai pensato, e credo del collega Petrucci nemmeno, che lei possa mai aver avuto questo tipo di legami, per l'amor di Dio. Continuo a pensare però, e questo glielo ridico, che lei debba agire nell'interesse esclusivo dei cittadini della Toscana. Se SNAM le dice che il porto di Piombino è il porto più bello del mondo per i loro interessi, lei credo debba ascoltare quei cittadini di Piombino che le dicono invece che in quel porto sognerebbero di poter far ripartire un'attività economica, un'attività turistica, un'attività di pesca che verrà inevitabilmente compromessa per 3 anni da una nave lunga 300 metri e larga 40. Chiudo sulle bonifiche e le riqualificazioni, e io non voglio fare l'avvocato d'ufficio dell'avvocato Ferrari, ci mancherebbe altro, ma quando il sindaco di Piombino dice perché oggi dovrei credere a quelle compensazioni che la mia città, non io perché non governavo 15 anni fa, ma la mia città aspetta da 15 anni, cos'è cambiato oggi rispetto a 15 anni fa? Perché da 15 anni sono state in parte disattese e oggi dovrebbero arrivare? In virtù di quale rassicurazione? Quelle del commissario straordinario? Io lo spero, Presidente, e mi auguro che lei venerdì al Consiglio Comunale Aperto a Piombino possa dire questo ai cittadini di Piombino, che quello che non è arrivato fino ad oggi arriverà oggi, scommettendoci lei faccia e ruolo,
perché questo sarebbe un onorare il ruolo di commissario che deve andare a ricoprire. Andare a Piombino e dire tutto quello che non arriverà e che vi sarebbe dovuto arrivare, da oggi in poi il responsabile sono io. Grazie, chiudo e mi scuso per essere andato lungo. Va benissimo, un minuto va benissimo di oltre i tempi concessi. Ci sono altri interventi? Piscini, prego. Grazie Presidente, mi rifaccio ringraziando tutti i colleghi e le colleghe per, come consueto, per il dibattito che ha avuto su un tema così rilevante, momenti di grande passione ma anche di grande competenza e di grande vicinanza a un territorio e ragionamento alto verso quelli che sono i grandi temi nazionali che riguardano Piombino e che sono stati delineati sia dal Presidente della Regione, sia dal consigliere collega Gianni Anselmi, sia dal Presidente Ceccarelli e dalla collega Spadi. Piombino è una grande città ben oltre i suoi abitanti e ben oltre il territorio fisico che occupa, proprio per le funzioni storiche e attuali che essa mantiene e che essa ha come possibile prospettiva se lavoriamo tutti in maniera intelligente, senza pensare che ciascuno degli altri sia il male, ma invece pensando che uno sviluppo, una crescita sostenibile di una comunità che tanto sta soffrendo e ha sofferto si realizza attraverso l'arte difficile e complessa del governo. Come del resto stiamo cercando di proporre. Noi pensiamo di essere molto sensibili e attenti a tutto quello che succede e cerchiamo di strutturare una posizione il più possibile condivisa, tenendo insieme tutto. Pensiamo anche che le giuste rimostranze che Fratelli d'Italia fa a suo parere rispetto alla presenza del rigassificatore siano anch'esse un'evoluzione di una posizione, perché ci siamo permessi di ritrovare, leggendo e cercando di informarci, alcune posizioni del segretario di Danilo Odilio di Fratelli d'Italia di Piombino, espresse sul sito Fratelli d'Italia Piombino il primo aprile, nel pomeriggio del primo aprile, con il titolo rigassificatore a Piombino, nel quale il dottor Dilio diceva, il segretario Dilio diceva, o il rappresentante comunque di Fratelli d'Italia Dilio diceva: la sfida principe della politica dei nostri tempi è, senza tema di smentita, la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia, che più volte e soprattutto in quest'ultimo periodo storico ci ha mostrato come possa diventare pericolosamente un giogo da stringere intorno al collo dell'Europa. Non aver diversificato maggiormente le fonti di energia negli scorsi decenni mette oggi la nostra nazione in una posizione di svantaggio, ci fa rincorrere le nuove tecnologie e stagnare in vecchi accordi aperti di distribuzione. Continuiamo ad importare la quasi totalità del gas necessario al nostro fabbisogno. Nel 2021 soltanto il 13% del consumo totale proveniva dalla lavorazione del GNL nei tre impianti interni già in funzione e l'aspettativa è quella di raggiungere almeno un 20% con la costruzione di un paio di nuovi impianti. Piombino, ci dicono, potrebbe essere il punto ideale per il collocamento del nuovo rigassificatore, in ragione della posizione baricentrica della nostra città, della vicinanza alla rete nazionale e di una infrastruttura, il porto, che potrebbe ospitarlo. Un rigassificatore non inquina, ma porta con sé un impatto visivo e psicologico per la popolazione che lo ospita. Di contro, non possiede alcuna rilevante dota occupazionale. E allora, se il governo dovesse decidere di dare risposte all'emergenza energetica scegliendo anche Piombino, e lo farà autonomamente, a prescindere dalle posizioni del Comune e degli altri enti locali, dovrà garantire che al sacrificio della nostra città segua anche incondizionatamente la risoluzione delle problematiche ambientali, industriali e infrastrutturali, per anni ignorate nonostante le espresse richieste dell'attuale amministrazione comunale. Di un problema potremmo farne un'opportunità. Danilo Dilio, Fratelli d'Italia Piombino. Questa era la posizione il primo aprile dei Fratelli d'Italia. Come si vede, si evolve nella costruzione di una propria elaborazione politica e culturale. E come si vede,
e come si vede noi pensiamo che sia opportuno fare una sintesi delle tante posizioni e cercare soprattutto il bene di quella città e di quella costa, perché questo è il nostro compito, è il compito delle forze che governano la regione, siamo noi, è il compito delle forze che governano il territorio, non siamo nella città noi, ma abbiamo tante amministrazioni noi, insieme al centrodestra, è il compito del governo nazionale. Se si parla di grandi questioni nazionali, noi abbiamo espresso chiaramente nella nostra proposta di risoluzione quali siano le grandi questioni nazionali che riguardano Piombino. Non si possono mettere le priorità a seconda di come semplicemente conviene all'urgenza. Ci vuole, per ogni tipo di problematica che Piombino mostra, e mostra con grande evidenza, l'ha spiegato con enorme proprietà il collega Anselmi, una risposta chiara, adeguata, seria. Noi dobbiamo questo e siamo sicuri che il ruolo del Presidente della Regione, oltre a quello commissariale, sia proprio il fattore decisivo per poter tutti insieme, e noi siamo qui per stimolare l'azione, per supportare l'azione di chi governa, noi siamo qui per dire che questo ruolo deve portare Piombino a una nuova fase e non può essere ridotta la discussione a un no o a un sì. Questo è quello che noi sosteniamo. Ci fa piacere che Fratelli d'Italia avesse posizioni ben diverse, anche diverse dalle nostre attuali, lo voglio ricordare, molto più spinte rispetto alle nostre attuali, perché probabilmente aveva bisogno di un approfondimento maggiore quella posizione. Perfetto, grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, chiedo a questo punto, considero conclusa la discussione, chiedo al Presidente Ciani se vuole fare una replica oppure passo alla votazione degli atti. Ok. Perfetto. Allora, primo atto, gli atti sono messi in ordine? Sì. Allora, la prima risoluzione era 201... Prego, Noferi. Sì, io non so se si ricorda che la collega, la Presidente Galletti, aveva chiesto di collegare alla comunicazione la mozione a doppia firma Noferi Galletti sull'ipotesi della nave. Se, è in lista? Ok, bene, grazie. Sì, la 934, noi voteremo la 201, poi abbiamo la 204, la 205, poi passeremo alle mozioni che sono state collegate, che sono due, e quindi questi sono gli atti collegati. Allora, la prima risoluzione da votare è la 201, firma Scaramelli e Sguanci, la darei per illustrata, avendo già fatto il mio intervento nella fase iniziale della discussione, adesso sto presiedendo l'Aula. Possiamo aprire la votazione se non ci sono interventi? La 201, risoluzione Scaramelli e Sguanci, che do per illustrata. Prego Petrucci per l'intervento in merito. Ora non voglio togliere il lavoro a Marco Stella e quindi non me ne vorrà, mi auguro, però è evidente che si va verso una spaccatura netta all'interno della maggioranza, perché i due atti, ora non la volevo buttare in burletta, però se siete intellettualmente onesti, scusate, non potete non prendere atto del fatto che la risoluzione di Italia Viva dice l'esatto contrario di quello che dice la risoluzione del PD, ovvero Italia Viva invita il Presidente Ciani ad andare avanti con forza verso la collocazione del rigassificatore dentro il porto di Piombino, l'atto del Partito Democratico dice l'esatto contrario, ovvero che quel tipo di iniziativa non è concordato col territorio, non deve essere preso come una sorta di oro colato e che deve essere ripensata. Quindi sono due atti completamente opposti e questo da parte nostra, scusateci tanto, non tanto per fare il mestiere specioso di chi fa opposizione strumentale, cosa che a me personalmente non interessa e non mi è mai appartenuto, ma per dare una lettura politica rispetto agli atti che avete davanti agli occhi nella stessa maniera come ce l'ho io, che sono due atti assolutamente incoerenti, contraddittori e per certe e nel loro cuore, nel loro più autentico significato dicono l'esattamente contrario l'uno dall'altro. Italia Viva dice a Ciani bravo, fallo il prima possibile, il Partito Democratico dice a Ciani no,
bisogna ripensarci, non è quella la scelta. Noi, poiché la nostra posizione è abbastanza chiara e netta, al di là di aver voluto tirare in ballo l'amico Danilo, verificheremo poi queste posizioni, ma insomma il fatto che lui sia assolutamente allineato con la posizione del sindaco Ferrari è abbastanza scontato e naturale, noi voteremo per questo contrariamente alla proposta di Italia Viva. La parola al Presidente Scaramelli. No, colgo l'occasione dell'ingresso del Presidente Mazzeo, nel rispetto del ruolo che stavo ricoprendo in quel momento come Presidente dell'Aula, non è che non espongo a questo punto la mozione, però anche per precisare rispetto al collega Petrucci, ovviamente gli impegni sul quale noi, ovviamente, fatte le premesse dell'intervento che avevo fatto alla fase iniziale, impegniamo quindi il Presidente affinché nella sua qualità di commissario straordinario del Governo possa portare avanti il progetto di posizionamento del regassificatore nel porto di Piombino in dialogo con il Governo e le amministrazioni locali quali strumento indispensabile per garantire all'Italia l'indipendenza dal gas russo e affinché siano garantite contemporaneamente tutte le opere di compensazione, bonifica e infrastrutturazione del territorio oltre che di reindustrializzazione dell'area siderurgica in modo da dare una risposta una volta per tutte ai nodi risolti del territorio sul piano ambientale ed economico. Questo per rispetto, insomma, delle... Grazie Presidente Scaramelli, la parola al Presidente Stella. Grazie Presidente, approfitto per chiedere scusa al Presidente Gianni, ma nessuno ci aveva informato, visto che sono uno di quelli che nell'intervento ha richiamato la sua assenza, nessuno ci aveva informato e lei era via per motivi familiari, credo che si associno tutti i colleghi, l'avessimo saputo naturalmente non avremmo fatto una sottolineatura che era del tutto politica, magari se qualcuno ci comunica, immagino il Presidente l'abbia detto, se qualcuno ce lo comunica, gli impegni familiari, come lei sa, vengono prima, quindi le mie scuse personali, non sapendo che lei era lontano da quest'Aula per impegni personali legati alla sua famiglia. Io dichiaro il non voto di Forza Italia su tutte le mozioni perché, come ho detto durante il mio intervento, il tema per me non è tanto Piombino sì o Piombino no, il tema è perché è un rigassificatore. In un momento in cui di crisi energetica, le politiche energetiche del governo, non si capisce quale direzione vuol prendere. Non mi posso esprimere naturalmente perché non conosco i dati tecnici, non mi voglio esprimere perché penso che il governo abbia fatto una scelta inopportuna da un punto di vista di politica energetica, non solo inopportuna, anche anacronistica, e non mi posso esprimere, non mi voglio esprimere perché non so quale direzione il governo voglia prendere. Se l'indipendenza, o meglio, se la dipendenza dal gas russo deve essere sostituita da un'altra dipendenza, che qualcuno ce lo venga a dire, perché penso che invece la scelta del governo italiano debba essere di questo e dei prossimi di trovare modelli di politica energetica che rendano questo paese il più possibile indipendente dal gas o perlomeno dagli altri paesi, da qualunque paese esso arrivi. Per questo motivo io dichiaro che il gruppo di Forza Italia non parteciperà alla votazione di nessun atto oggi in quest'Aula. Grazie Presidente Stella, la parola al Presidente Ceccarelli. Sì, io come dire, su questa risoluzione, anche per eliminare come dire, eventuali strumentalizzazioni, come ho precedentemente detto al collega Scaramelli, chiederei la disponibilità ad un emendamento, perché da una parte vorrei che si togliesse il fatto delle opere di compensazione, perché tutti quanti ci siamo detti che quello che deve essere realizzato a Piombino non è opera di compensazione ma interesse nazionale fissato in più protocolli che sono stati sottoscritti e poi anche aggiornati. L'altro aspetto che chiederei di introdurre è che se il regassificatore deve andare avanti, perché noi non abbiamo detto che in assoluto la cosa non si deve fare, ma che quando lui parla dello strumento indispensabile, dopo la concertazione con le amministrazioni locali, si
inserisca assunte tutte le garanzie di cui ha parlato nella sua comunicazione anche il Presidente. Cioè, io credo che se ci sono queste disponibilità, altrimenti per quanto ci riguarda, come dire, non è possibile, come dire, andare su questa posizione. La parola al Presidente Gianni, che voleva intervenire. Per dire che trattandosi degli ordini del giorno, delle mozioni, degli atti di indirizzo, che in questo caso riguardano non solo la mia funzione di Presidente della Regione, ma in questo particolare ruolo di commissario formalmente nominato dal Governo, e conseguentemente con decreto Presidente Draghi, in questo caso io ritengo opportuno non esprimermi nel voto. In nessuno degli, siccome io solitamente esercito il voto, volevo comunicare al primo degli ordini del giorno che non voterò nessun ordine del giorno. Poi nel merito è evidente che io sia l'ordine del giorno presentato da Scaramelli lo sento molto costruttivo e quindi lo ringrazio. In una situazione diversa l'avrei votato, ma in questo contesto non posso esprimersi. Così come ringrazio Vincenzo Ceccarelli, perché l'ordine del giorno presentato da PD mi dà una impostazione che io cercherò di raccogliere. Come tutti gli altri, l'unica situazione un po' di confusione in cui mi trovo è quello in cui ascoltavo Landi. Mi dà molta perplessità il fatto che lui mi dica di togliere dal memorandum il punto 6, ovvero la 398. No, io la 398 la tengo e con decisione. La strada che porta direttamente al porto senza andare a dover gravare di transito il centro di Piombino, signori, figuriamoci se la tolgo. Devo dire che quello che mi ha poi fatto così creare un po' di quantomeno perplessità anche rispetto all'approccio con cui il portavoce Landi evidenziava tutta una serie di cose che in realtà io vedo proprio su alcune dichiarazioni, non di come quelle del segretario di Fratelli d'Italia citate dal consigliere Pescini, ma parlo di dichiarazioni molto recenti. Sinceramente il suo segretario Giorgetti dice testualmente il 25 giugno non è tempo di no anche sul rigassificatore Piombino, in una situazione di pericolo anche di razionamento questo non è il tempo in cui si possono più dire i no, noi abbiamo rinunciato al nucleare e ai rigassificatori, adesso che siamo in questa situazione di pericolo non si può dire no a fare un rigassificatore temporaneo a Piombino, quindi ecco che lo spirito di quelle dichiarazioni non le posso certo raccoglierle. Grazie. Grazie Presidente Gianni. Chiedo cortesemente, allora io farei in questo modo qui, visto che c'è una richiesta di emendamento, parlando del Presidente Scaramelli, a cui lascio la parola, mi pare ci sia la disponibilità. Se intanto lavorate andiamo avanti negli altri ordini del giorno, risoluzioni e si votano alla fine, se siete d'accordo. Sì. Prego Presidente. Sì, se nel caso possiamo presentare, se non sono stati, non ho visto emendamenti, casomai posso provare a ipotizzare un testo sostitutivo che tiene conto di alcune considerazioni, non snaturando però il testo, insomma. Non lo so, io vi chiedo di parlarne, intanto andiamo avanti, sì, senso, se riesce a arrivare a un testo sostitutivo. Allora io passerei alla numero 204, la parola al Presidente Ceccarelli. Beh, per quanto mi riguarda, come dire, credo di dover spendere poche parole, perché nel mio precedente intervento ho cercato di tratteggiare quali sono i punti e gli indirizzi con il quale crediamo di poter dare maggiore forza anche al Presidente Commissario Gianni relativamente all'interlocuzione con il Governo e con la garanzia che, essendo lui il Presidente della Regione,
cercherà di recuperare anche quel gap di rapporti e di concertazione con gli interlocutori territoriali che oggettivamente in maniera inadeguata il governo ha totalmente bypassato. Quindi per quanto ci riguarda, noi prima di tutto vorremmo che non come compensazioni ma per interesse nazionale si possa dire nuovamente chiedere al governo impegni precisi, puntuali, fattivi relativamente al rilancio del settore siderurgico, ovviamente in termini ecologici così come è stato definito, che si proceda alle bonifiche e al risanamento ambientale dei luoghi dove le acciaierie hanno prodotto materiale che deve essere rimosso o reso ambientalmente compatibile, che si proceda in coerenza con la transizione verso un'economia più ecologica a fare di Piombino e di un'area che oggi appare compromessa e degradata un distretto delle rinnovabili, puntando in particolare sull'idrogeno, che si possa procedere all'infrastrutturazione del porto, cioè come collegamento con il porto, perché noi sappiamo che è importante per quanto riguarda i collegamenti e traffici, sia quelli che riguardano le merci, sia quelli che riguardano le persone, ciò che avviene sul porto, e con orgoglio possiamo dire che il porto di Piombino ha avuto degli investimenti importanti anche ad opera della Regione, ma ciò che accade dietro al porto, e in questo caso con la realizzazione della 398 e con l'infrastrutturazione ferroviaria di cui parlava Anselmi nel suo intervento, credo che ecco, queste siano le cose che noi chiediamo. E poi chiediamo che ci siano le garanzie rispetto alla sicurezza per tutta l'area del porto, che sia garantita l'operatività, tenendo conto che quel porto è fondamentale per i collegamenti con l'isola d'Elba, e che ci sia una sicurezza ambientale. Credo che su questo, cioè, ci possano essere delle garanzie che devono ovviamente essere date al commissario e alle quali noi ovviamente teniamo molto. Grazie Presidente Ceccarelli, la parola al Presidente Tozzi. Sì, grazie, cercherò di essere breve anche se non ho utilizzato i 10 minuti che mi erano stati concessi per la discussione, quindi magari chiedo clemenza al Presidente Mazzeo perché intervengo per la prima volta adesso. Ma intervengo dopo che oggi, come dire, ho assistito ad una situazione che, come dire, è stata gestita non senza difficoltà, e questo è percepibile da parte della maggioranza. Io credo che su questo le parole del consigliere Anselmi, sempre lucide, competenti e intellettualmente oneste, abbiano naturalmente denotato, e anche lo notiamo, devo dire, nella stessa proposta di risoluzione, una sorta di, come dire, tentativo di sintesi che però non cela fino in fondo delle difficoltà, perché qui o la scelta del commissario si supporta fino in fondo, e ce l'ha spiegato bene il collega Capecchi, io condivido pienamente, la strada è tracciata, c'è un'assunzione di poteri straordinari da parte del Presidente della Regione, che è chiamato a fare ciò che il Governo nazionale chiede, e lo chiede perché tutti noi sappiamo quella che è la situazione attuale del nostro Paese, inutile nascondersi. Se poi dovessimo fare una riflessione sulle responsabilità politiche staremmo qui anche oltre la fine dell'ordine dei lavori. È chiaro che oggi siamo chiamati tutti quanti a fare scelte, anche impopolari, che però pongono un problema, che è un problema di governo nazionale, e lo condivido, e di politica nazionale, perché troppo spesso si scaricano sui territori delle precise responsabilità che derivano da mancate scelte. Troppo comodo dire ora c'è l'interesse nazionale, bisogna fare il rigassificatore e gli impianti, pensateci voi presidenti di regione. Così non va bene, perché giustamente il presidente della regione rappresenta anche una comunità. Quindi detto questo, la scelta è netta, per noi è netta, c'è un commissario che è chiamato a dare il via libera a un'opera,
bene, male, giusta, sbagliata, io non ho quelle competenze tecniche per addentrarmi dentro la natura del nave gasificatore e quant'altro, però vedo che c'è un problema. E il primo, come dire, il fatto che il Presidente si sia posto in una posizione di neutralità rispetto agli atti di indirizzo è indicativo di questo, perché lei in questo momento sta svolgendo una funzione neutrale ed è chiamato a svolgere a nome del Governo nazionale. Questo è. Quindi, dove nella proposta di risoluzione si vincola il Presidente di Regione in funzione di commissario a tutta una serie di impegni che da un lato posso capire nella prima parte, dove si fa riferimento sì a tutta una serie di investimenti, di rilancio di Piombino che non sono stati fatti in tutti questi anni e che io ho appreso e rimango davvero stupita e dispiaciuta del perché in questo paese non si riesca davvero a fare una politica industriale seria che crei occupazione e che non tenga 1600 persone per 8 anni in cassa integrazione. È una cosa inconcepibile nel 2022. Poi possiamo parlare di gol, di progetti per il rilancio, per la formazione, questo è il dato e su questo il Governo nazionale ha preso delle responsabilità. Chiudo, Presidente. Quindi ritengo che su questo sì, ci può essere un impegno, ma che è un impegno che viene da lontano e che nessuno oggi poi è riuscito a risolvere. Quindi forse speriamo in un miracolo e in un ritorno alla politica di qualità, mi permetto di dire, e a governi politici, perché forse governi politici seri che abbiano voglia di risolvere i problemi e non di lasciarsi, come dire, le esperienze di governo alle spalle, perché tanto magari si vanno a fare anche segretari della NATO nel frattempo, forse su questo potremmo riuscire a raggiungere qualche obiettivo. Sul resto mi sembra chiaro, si contesta la scelta del governo di Piombino, quindi si contesta, a mio avviso, implicitamente anche la scelta di fare commissario il Presidente della Regione. Quindi delle due l'una, o si sostiene questa operazione convintamente come maggioranza oppure, come dire, io trovo in questo atto che si rispecchia al contrario una sorta di tergiversare e lo ridimostra, finisco Presidente, anche il tentativo di arrivare ad una, come dire, composizione con la posizione di Italia Viva, che invece su questo era molto netta. Quindi oggi il quadro che dai nostri banchi di opposizione emerge è un quadro che, come dire, dal mio punto di vista è assolutamente incerto. Non comprendo, francamente, se c'è un pieno sostegno all'operato del Presidente oppure se è un ni al sostegno dell'operato del Presidente in questa sua funzione di commissario. Ringrazio la collega Tozzi. Presidente Tozzi, la parola alla collega Noferi. Sì, grazie Presidente. Mi associo alle perplessità della collega Tozzi riguardo alla poca chiarezza della posizione del Partito Democratico, perché da una parte contesta la decisione del Governo di scegliere Piombino come località dove porre la nave rigassificatrice e dall'altro però vota e è d'accordo con le intenzioni del Presidente Gianni, del quale devo dire apprezzo la posizione di non votare gli atti in discussione, in quanto lei è anche commissario straordinario nominato dal Governo. Quindi in un certo senso dà ragione al collega Capecchi che ha detto che lei è in conflitto di interessi, perché da una parte rappresenta gli interessi del Governo e dall'altra dovrebbe rappresentare gli interessi della Regione, che non sempre possono coincidere, come secondo me in questo caso. Però con l'occasione, visto che lei prima non c'era, io credo che proprio in virtù di questa sua doppia posizione sarebbe opportuno che nella veste, quando veste la parte del Presidente di Regione, informasse il Consiglio regionale di quello che verrà deciso dal commissario straordinario e dal tavolo tecnico, perché magari potrebbe essere un modo per condividere con il Consiglio regionale questa scelta così strana, a mio avviso, della doppia figura. Ecco, questa magari è una cosa che suggerisco al Presidente Gianni. Grazie. Grazie. Per ordine dei lavori, la parola al Presidente Ceccarelli. Sì, io chiederei 10 minuti di sospensione perché mi sembra che ci sia, come dire, bisogno per vedere la possibilità degli emendamenti relativamente al documento di Italia Viva, ma anche forse alla possibilità di trovare un accordo più ampio, e siccome stiamo parlando di interessi nazionali,
se c'è l'opportunità di trovare un accordo più ampio, perché no, però avremmo bisogno di 10 minuti, un quarto d'ora di sospensione. Allora, mettiamo in votazione la richiesta del Presidente Ceccarelli, ritorniamo in aula alle ore 19. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega Melio? Favorevole. Collega Fantozzi? Favorevole. Collega Landi? Favorevole. Interrompiamo i lavori fino alle ore 19.